Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo Agostino che si è svolto a Palermo il 20 febbraio del 2024. In aula ascolterete la prosecuzione della requisitoria del pubblico ministero Lia Sava, che si concentrerà sulla figura di Giovanni Aiello e anche di Virginia Gargano. Buon ascolto. Buongiorno, accomodatevi. Allora, si chiama il processo a carico di Scotto Gaetano e Rizzuto Francesco Paolo. All'udienza del 20 febbraio 2024, innanzi alla prima sezione della Corte di Assise di Palermo, venne chiamato il processo numero 2 del 2021 a carico di Scotto Gaetano più 1, imputati come in atti. Scotto Gaetano, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo. Tolmezzo. Buongiorno da Tolmezzo, si tratta della presenza di Gaetano Scotto, nato a Palermo il 12 maggio del 52. Allo stesso sono garantiti i diritti e facoltà spettanti dalla vigente normativa. Tra gli uffici che vi parlano, l'imputato non vi sono motivi di incompatibilità. Grazie. Assistito e difeso di fiducia l'avvocato Giuseppe Scozzola, presente. Rizzuto Francesco Paolo, libero, assente. Difeso di fiducia l'avvocato Salvatore Di Gioia, assente, sostituito per il regolare l'avvocato Giuseppe Scozzola. Le parti civili, Agostino Vincenzo, presente. Agostino Annunziata, presente. Agostino Flora, presente. Tutti i rappresentanti difesi dell'avvocato Fabio Gaetano, replici, presente. Agostino Salvatore, Non c'è la assente. replica. Rappresentato difeso dall'avvocato Calogero Monastra, presente. Castelluccio Antonella, presente. Rappresentato difeso dall'avvocato Fabio Bennici, presente. D'Alessandro Michelina, assente. Rappresentato difeso dall'avvocato Giustino Ferraro, assente. Sostituito per l'avvocato Ambra Di Cristina. Castelluccio Antonino, assente. E Castelluccio Francesco, assente. Tutti i rappresentanti di difesa l'avvocato Salvatore Modica, assente, sostituito per delega orale l'avvocato Aurora Romeo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, la Presidenza della Regione Siciliana, tutti i rappresentanti di difesa l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella persona dell'avvocato Giulio Sorrentino, assente, sostituito per delega orale l'avvocato Laura Cacopardi. Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco, il legale rappresentante pro tempore, rappresentato di difesa l'avvocato Ettore Barcellona, assente. Ah, mi scusi, l'avevo visto. Presente. Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre, Onlus, rappresentato difeso l'avvocato Ettore Barcellona, presente. Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, rappresentato difeso l'avvocato Vincenzo Arrando, assente, sostituito con delega scritta dall'avvocato Domenico Grassi. Carolo Salvatore, assente. Rappresentato difeso l'avvocato Salvatore Modica, assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Aurora Romeo. Francesco Carollo, assente, e Carollo Giulia Costanza, assente. Entrambi rappresentanti di difesa l'avvocato Claudio Longhi, assente, sostituito per delega orale l'avvocato Ambra Di Cristina. Per la Procura della Repubblica sono presenti i dottori Lia Sava e Umberto De Giglio. Sì, allora intanto scusate per il ritardo, diamo atto che il ritardo è stato determinato da un problema di collegamento con il detenuto collegato in videoconferenza, ma che è stato risolto, quindi tutto funziona. Adesso, a questo proposito, se ci colleghiamo un attimo col detenuto per l'appunto, diamo atto che è pervenuta ieri, in data di ieri, una dichiarazione del detenuto, imputato detenuto Scotto Gaetano, detenuto peraltro, Scotto Gaetano, del seguente tenore: con il presente atto dichiaro di nominare come difensore di fiducia l'avvocato Giuseppe Daqui del foro di Caltanissetta per il procedimento penale a mio carico innanzi a codesta autorità giudiziaria. Signor Scotto, lei ci sente? Tolmezzo? Sì. Lei ieri ha fatto pervenire questa nomina dell'avvocato Daqui. È una nomina in aggiunta, in sostituzione dell'avvocato Scozzola? Qual è la sua posizione? Perché qui non è chiaro. In aggiunta.
in aggiunta, ne prendiamo atto, e questa è una. Poi volevo dire sempre che è pervenuta dalla casa circondariale sempre di Tolmezzo a firma di dell'imputato Scotto Gaetano una sorta di memoria, memoria difensiva, anzi non una sorta, è proprio indicata come memoria difensiva dattiloscritta, con la quale fa alcune considerazioni sul merito, diciamo, del processo, firmata, datata 2 febbraio 2024, è pervenuta il 6 febbraio del 2024, e qui a disposizione delle parti se vogliono prendere visione. Ancora, diamo atto che anche oggi è presente, io non so se c'è la troupe, no, non c'è troupe televisiva, quindi non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, siccome c'era una vostra richiesta, però mi dicono che la troupe oggi non c'è, ci sono soltanto i giornalisti presenti in aula. Va bene. Presidente, per regolarità del verbale dobbiamo dare atto che è assistito anche dall'avvocato da qui. Sì, per, certo, ovviamente sì. Certo. Chiaramente per delegare la sostituisco io. Grazie avvocato, sì, e quindi è presente l'avvocato Scozzo anche in sostituzione del nuovo difensore avvocato da qui. E allora, il pubblico ministero sì. Oggi doveva proseguire. Sì. Grazie Presidente, un attimo, che succede? Inizio in piedi, poi non so se mi siederò. Un secondo soltanto. Del verbale. Allora vi chiedo scusa, sì, giustamente mi fanno notare sì, che il verbale riassuntivo della precedente udienza, quindi quello riassuntivo, contiene un errore materiale. Nell'intestazione, come purtroppo spesso capita con i computer, è rimasta la data del 19 gennaio 2023. Quindi diamo atto che ovviamente in realtà si tratta del 30 gennaio 2024 e in questo senso si procede a correggere il verbale riassuntivo della scorsa udienza, nel senso che il luogo di anno 2023, mese di gennaio, giorno 19, deve intendersi correttamente e leggersi 30 gennaio 2024. Pubblico Ministero, scusi per l'interruzione, grazie. Grazie Presidente. Oggi parleremo della figura di Giovanni Aiello e della importanza fondamentale che questa figura ha all'interno del presente contesto dibattimentale. Giovanni Aiello è figura poliedrica che ha sollecitato diversi interrogativi e merita di essere analizzata nelle molteplici sfaccettature che essa presenta. Nel corso della requisitoria che ha concluso il giudizio di secondo grado nei confronti del coimputato Nino Madonia, che ha optato per il rito abbreviato, questa pubblica accusa ha detto testualmente: «La figura di Aiello rappresenta una sorta di immagine sintesi della vicenda, un punto di visibile convergenza delle due traiettorie che hanno portato al duplice omicidio Agostino Castelluccio. Da un lato quella mafiosa e dall'altra quella dei servizi segreti deviati. Riteniamo che questo dibattimento abbia ricostruito tale ruolo che è emerso con assoluta ed inquietante chiarezza. La copiosità della documentazione acquisita in atti, frutto di attività di indagine delegate da diverse procure distrettuali antimafia, spalmate in un arco temporale di svolgimento non breve, costituiscono la dimostrazione plastica dell'interesse e dell'importanza che faccia di mostro ha rivestito in procedimenti di straordinaria rilevanza nella storia giudiziaria del nostro Paese. Al fine di dare conto della centralità del predetto nella vicenda processuale che qui ci occupa, procederemo per scatti fotografici utili a dare contezza in modo agevole delle risultanze acquisite e perciò prenderemo le mosse da alcune dichiarazioni rese in questo dibattimento e che dovranno essere lette attraverso le lenti prospettiche della copiosa documentazione acquisita e delle risultanze di fondamentali attività di intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo materiale
analizzato unitariamente e senza frammentazione, operazione che è stata finalmente compiuta solo in questo contesto procedimentale, ha consentito, grazie all'intelligente opera ricostruttiva della Procura Generale di Palermo e alla certosina e preziosa attività di puntellamento effettuata dalla difesa di parte civile, di comprendere chi era Aiello Giovanni. Invero, solo attraverso le risultanze delle indagini svolte in sede di avocazione dalla Procura Generale di Palermo ed attraverso le emergenze dibattimentali che andremo di qui a breve ad esaminare, è stato possibile superare una volta per tutte le distonie di alcune precedenti letture di chiave minimalista con riguardo al ruolo inequivoco e inequivocabile dell'Aiello quale fondamentale anello di collegamento fra settori deviati dei servizi segreti e associazioni di stampo mafioso, in particolare Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Fatta questa premessa, evidenziamo: numerosi testimoni sono stati escussi in questo dibattimento ed hanno consentito, in uno con le poderose acquisizioni documentali, una compiuta ricostruzione della figura del cosiddetto mostro. Avviamo il nostro percorso ricostruttivo proprio citando alcune delle dichiarazioni testimoniali sul tema. E se avrete la pazienza di seguirci in questa ricostruzione, tutto sarà chiaro. Merita di essere evidenziato in prima battuta che all'udienza dell'11 febbraio 2022 abbiamo escusso il teste Diego De Simone, confrontate pagina 36 della trascrizione, che ha riferito dell'attività effettuata allorché prestava servizio presso la squadra mobile di Palermo. Svolse un'attività per identificare faccia di mostro per Giovanni Aiello. In particolare ha precisato che svolse nel 2014, per conto del Ministero degli Interni, su delega dell'attività giudiziaria, attività per individuare questo soggetto, sottolineando che l'attività proseguì con il suo successore, Marco De Angelis. Questo è l'incipit dell'attività ricostruttiva su questa figura. Ancora, udienza dell'11 giugno 2022, abbiamo escusso il teste Alfonso Sansone ed anche lui, quando prestava servizio presso la DIA di Palermo, ha svolto indagini su delega nei confronti dell'Aiello e si è acquisita la relativa nota numero 10683 del 15 novembre 2018. Ebbene, dall'analisi delle note di polizia giudiziaria acquisite in atti, riscontriamo in via immediata e diretta una peculiare distonia fra i dati del Ministero degli Interni, ad esempio quelli relativi alla sua scheda matricolare che ci descrivono un personaggio poco significativo, un ex poliziotto calabrese, protagonista di una carriera che alla stregua delle risultanze ufficiali non appare proprio memorabile. Ma attenzione, qualcosa immediatamente non torna in questa ricostruzione in chiave minimalista della figura di Aiello, che trae in inganno ed ha determinato troppi ed evidenti rallentamenti nel percorso ricostruttivo del ruolo di faccia di mostro in questo duplice omicidio. E credo che siano essenziali, per evidenziare invece il ruolo centrale del predetto nei tragici fatti che qui ci occupano, e non solo, le dichiarazioni rese all'udienza del 23 settembre 2022 dal teste Angelo Santo, già comandante del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, che ha riferito di aver svolto, negli anni che vanno dal 2012 al 2014, indagini su Aiello Giovanni, compendiate in un'informativa depositata qualche tempo dopo alla Procura di Catania. Nella memoria scritta voi troverete tutte queste dichiarazioni che abbiamo inserito per compiutezza. In questa sede chiaramente andremo in chiave di sintesi.
Alcuni passaggi di questa testimonianza appaiono particolarmente utili per dar conto dell'importanza di Aiello Giovanni quale collante strategico fra la criminalità organizzata e segmenti dei servizi segreti deviati. In prima battuta consideriamo quanto riferito dall'Angelo Santo nella prima parte della sua testimonianza, che smonta in radice il quadro di Aiello come insignificante meteora della Polizia di Stato ed invece lo fa assurgere ad appartenenti ai servizi segreti, in rapporto con potentissime famiglie mafiose catanesi e calabresi. Alcuni significativi passaggi delle sue dichiarazioni teniamo presenti che hanno dato oggetto ad attività di riscontro che voi avete acquisito, in particolare avete acquisito una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania del 14 gennaio 2016, la numero 181 del 45. Rimandando al contenuto della memoria per il dettaglio delle dichiarazioni, vi faccio adesso un'esposizione di sintesi che ricaviamo da quello che ha detto l'Angelo Santo. Lo spessore della figura di Aiello è stato ricomposto nella sua effettiva valenza anche attraverso l'attività di intercettazione, della quale l'Angelo Santo ha riferito, e a seguito delle risultanze di una perquisizione che ci rimandano l'immagine di un soggetto, uno, con una consistente capacità finanziaria, in buoni rapporti, anche se non certo assidui, con la moglie, con disponibilità di mobili e di veicoli, possidenze queste ultime che riscontrano, lo vedremo in seguito, le dichiarazioni di Loforte Vito. Un uomo Aiello particolarmente circospetto nelle interlocuzioni con la consorte, perché evidentemente certo ad un certo momento della sua vita, e lo vedremo in seguito, dell'attività di captazione in corso nei suoi confronti. Un soggetto comunque intento a trovare elementi di prova utili a dimostrare la sua estraneità con il territorio siciliano dopo la fine del suo servizio ufficiale in polizia, tentativi non riusciti in base alle risultanze acquisite. E ciò a dispetto del suo aspetto dimesso, del suo vivere in una baracca da pescatore. Con riguardo specifico all'attività di intercettazione svolta su Aiello Giovanni, fra i diversi atti acquisiti in questo dibattimento, meritano di essere richiamate in questa sede due note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ed Anticrimine del 7 e dell'11 febbraio 2014, acquisite all'udienza del 1 aprile 2022 e del 29 aprile 2022, che contengono fra l'altro i decreti di intercettazione nei confronti del prefetto su richiesta della DDA di Reggio Calabria e della DNA. Peraltro, il ritrovamento in sede di perquisizione di un biglietto del traghetto per la Sicilia con andata il 7 novembre 2011 e rientro il 5 febbraio 2012, acquisito il 16 giugno 2023 con la nota della DIA 1792 del 23 febbraio 2022, rende alle signorie Loro con plastica chiarezza l'idea dell'ambiguità inquietante del soggetto che qui ci occupa, che per lunghi periodi, a dispetto delle sue affermazioni, si è recato in Sicilia per lunghi periodi oltre il suo congedo dalla Polizia di Stato. Le dichiarazioni del teste Angelo Santo e l'acquisizione, fra le altre, dell'informativa numero 18145 del gennaio 2016 hanno consentito di riscontrare anche i rapporti fra Aiello Giovanni e Virginia Gargano, indicata come appartenente alla struttura Gladio ed in contatto con Faccia da Mostro, come da dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, in relazione a diverse operazioni sotto copertura. In particolare, un dato significativo è stato quello di squilli telefonici senza risposta effettuati dai due sulle loro utenze da altri numeri. Singolare procedura, verosimilmente trattasi di una modalità finalizzata a verificare l'esistenza di attività di intercettazione sulle loro utenze.
In chiave di sintesi, anche alla luce della scheda bibliografica contenuta nell'informativa della DIA di Palermo del 6 dicembre 2018, la numero 11435, acquisita in atti dalle signorie Loro il 30 settembre 2022, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e di tutte le annotazioni acquisite, già fin d'ora io vi posso dire che risulta con certezza quanto segue. 1. Giovanni Pantaleone Aiello, nato a Montauro, provincia di Catanzaro, il 3 febbraio del 1946, è stato arruolato in polizia il 28 dicembre del 64 ed è stato congedato il 12 maggio del 77. 2. È stato in servizio a Palermo, confrontate le dichiarazioni di Angelo Santo e l'informativa già sopra citata numero 181 del 45 del gennaio 2016 acquisita in atti, nel 1973 per il raggruppamento Guardie di PS per un periodo ha svolto la sua attività presso la squadra mobile. 3. È stato residente presso la caserma Lungaro di Palermo. 4. È entrato in polizia giovanissimo, appena diciottenne, e si è congedato dopo neanche una quindicina d'anni in quanto ritenuto inidoneo al servizio. 5. Sempre la scheda bibliografica sintetizza il suo dossier al Ministero dell'Interno. Qualche encomio semplice per aver salvato due bagnanti, un paio di punizioni, per molti anni una valutazione professionale inferiore alla media ed un certificato sanitario che lo giudica non idoneo al servizio per turbe nevrotiche post-traumatiche. Dopo il congedo, punto 6, il relativo verbale è stato acquisito in atti, era sparito dai radar delle notizie ufficiali. Per molti anni non abbiamo alcuna informazione che lo riguardi fino a quando a un certo punto, siamo negli anni 2000, Aiello risulterà residente in Calabria, in una località sul mare. Possiede una barca, faceva ufficialmente il pescatore. Nella nota informativa viene precisato un dato che è fondamentale. Sparisce per lunghi periodi e nessuno sa dove va. Questo dato è assolutamente incompatibile con la figura di semplice pescatore, pensionato e dedito a una vita semplice, ed è invece uno dei molteplici inquietanti indici del suo ruolo centrale ed inquietante, quello di anello di congiunzione fra consorterie mafiose e pezzi deviati dei servizi segreti. 7. Il decreto di perquisizione che ha condotto al rinvenimento del biglietto della Caronte, che documenta la sua permanenza in Sicilia fra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, ed il sequestro di alcuni orologi, circostanza significativa, lo vedremo anche in seguito, e che dimostra una comune passione per gli orologi fra l'Aiello e lo Scotto. Era stato emesso questo decreto di perquisizione nell'ambito di un'indagine che vedeva Aiello indagato per omicidi e associazione di stampo mafioso. Ipotesi investigativa scaturente, lo vedremo in seguito, da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tutte acquisite in atti. 8. La più recente attività di indagine sull'Aiello, svoltasi fra il 2012 e il 2014, compendiata in un'informativa del 2016, l'ho già citata più volte, la 181 numero 45, ha evidenziato fra l'altro che la figlia dell'Aiello insegna all'Università di San Diego negli Stati Uniti, che il nucleo familiare Aiello Orlando ha disponibilità di immobili, facendo emergere una buona complicità fra la moglie, ex giudice di pace, e marito, sostanziata in maniera evidente dai bigliettini che si passavano mentre si trovavano a casa, nel timore di essere intercettati, o meglio, nella certezza di essere intercettati e nella paura che in un discorso verbale potessero emergere elementi a suo carico. Ne consegue che tutte le informazioni di natura più strettamente personale non appaiono del tutto congrue ad un uomo con un profilo così modesto. Cosa c'è di modesto in un uomo sposato con un ex giudice di pace, che ha una figlia che insegna in un'università della California e che, a fronte di un reddito dichiarato di 22.000 euro l'anno, come acclarato nel corso della perquisizione, possedeva titoli per 1 miliardo e 195 milioni delle vecchie lire?
All'udienza del 25 novembre 2022 è stata escussa la moglie di Aiello, Orlando Ivana, una distinta signora, le cui dichiarazioni sono a parere di questo generale ufficio di estremo interesse per mettere insieme ulteriori tasselli utili a ricostruire la poliedrica figura oggetto della nostra disamina e che nella memoria noi riporteremo, abbiamo tutti alcuni passaggi fondamentali della dichiarazione della signora Orlando. Sono passaggi molto importanti che io poi ho qui sintetizzato e devo dire che gli elementi significativi sono emersi sia attraverso le domande del pubblico ministero, attraverso le domande estremamente puntuali della parte civile e attraverso le domande in chiave di sintesi del Presidente. Quindi nella memoria voi le troverete, ma adesso io andrei in chiave di sintesi su questi passaggi. E vi dico quanto segue. Dalla testimonianza della signora Aiello, noi ricaviamo in via immediata e diretta i suoi evidenti tentativi di sminuire, uno, la sgradevolezza del volto del marito, due, i suoi tentativi di far apparire normale i frequenti cambi di colore dei suoi capelli. Voi sapete che Aiello nei vari album fotografici, una volta è bruno, una volta è biondo, una volta è baffi, una volta è senza baffi. La moglie cerca di giustificare questi continui cambi di colore, che invece secondo noi si giustificano con la necessità di cambiare aspetto proprio perché legati al suo ruolo di anello di congiunzione fra i servizi segreti deviati ed altre organizzazioni di stampo mafioso ed in particolare con ambienti dell'Ndrangheta e Cosa Nostra. Un uomo così aveva evidentemente la necessità di camuffare le proprie sembianze. E si comprende dunque per quale motivo la moglie, l'Orlando, in alcuni passaggi la moglie cerca anche di sminuire il dato della sgradevolezza del marito. Dice che il marito aveva una faccia normale, senza butterature, senza rossori, arrivando ad ammettere, solo perché innegabile, la circostanza della cicatrice. Ma chi ha visto gli album fotografici e chi ha visto di presenza l'Aiello sa che il suo volto era davvero particolare e davvero sgradevole. Invero, verosimilmente l'Aiello non sarebbe mai stato individuato come quel personaggio estremamente pericoloso appartenente ai servizi segreti, deviati ed in rapporti criminali con le organizzazioni mafiose, come descritto da alcuni collaboratori, se avesse avuto un aspetto fisico normale, più comune ed anonimo. Al contrario, sono proprio le sue sembianze non certo ordinarie, in quanto sia per la struttura del viso, tutt'altro che aggraziata, sia per quella cicatrice su una guancia che ha determinato una evidente deformazione della pelle, la sua immagine si presta ad essere notata e ricordata, e di qui la necessità di confondere le acque con il continuo cambio di colore di capelli. Ed è un'immagine che poi è associata a quanto si dice sul suo conto alla sua pericolosità e finisce per essere descritta in termini piuttosto impressionanti con il soprannome faccia di mostro. Peraltro, le diverse fotografie dell'Aiello contenute nelle numerose informative allegate a verbali, a fonti dichiarative che voi avete acquisito, alcune risalgono agli anni 70, quando prestava servizio alla questura di Palermo, e ne rivelano, oltre che un'innegabile bruttezza, anche l'aspetto a dir poco trasandato, non proprio rassicurante, ed evidenziano tutte il cambio di colore dei capelli, dal nero corvino al biondo, e la presenza o l'assenza di baffi a seconda dei casi. Inoltre,
Dal complesso delle testimonianze rese nel corso del dibattimento è emerso che l'Aiello era solito raccontare, questo è un altro dato inquietante se messo insieme, come è accaduto finalmente per la prima volta in questo dibattimento, un dato inquietante. Lui era solito raccontare che la cicatrice sulla guancia destra era ricordo di uno scontro a fuoco in Sardegna durante un sequestro di persona. Ma se voi andate a leggere il suo foglio matricolare che avete acquisito all'udienza del 30 settembre 2022, inspiegabilmente è scritto che è stata causata da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile il 25 luglio del 1967 a Nuoro. E allora c'è da chiedersi il perché di una ricostruzione così diversa di un evento che si è ricondotto ad un conflitto a fuoco in Sardegna nel corso della cattura di un latitante costituirebbe un ulteriore indizio, e lo costituisce, del ruolo di Aiello utilizzato per operazioni rischiose ed estremamente peculiari. Ed in questa direzione sovvengono, come già sopra evidenziato, le dichiarazioni di Angelo Santo, che ha ben sottolineato che le notizie su Aiello consentivano di delineare il suo ruolo di agente dei servizi segreti deviati, che forniva notizie ad esponenti mafiosi anche in relazione a gravissime azioni criminose. E vedremo come questo aspetto tornerà in un'altra parte della disamina delle acquisizioni e che lo collega poi inequivocabilmente a questo processo. Qual è la genesi delle indagini su Faccia di Mostro? E qui entriamo nel secondo alveo di risultanze che voi avete acquisito in questo dibattimento e che dobbiamo analizzare. La genesi delle indagini su Faccia di Mostro è particolare. Questo appellativo emerge per la prima volta proprio nel 1989, l'anno del duplice omicidio Agostino Castelluccio, quando a pronunciarlo fu una donna che poco prima del ritrovamento dei 58 candelotti di esplosivo in prossimità del passaggio che conduceva al mare della villa di Giovanni Falcone alla Daura notò due uomini dentro un'auto ed uno lei lo ricorda proprio perché il suo volto era deturpato. Primo punto. Secondo punto. Di un uomo dal volto sfregiato riferiva anche Vincenzo Agostino, poi ci torneremo, padre dell'agente di polizia Antonino Agostino, che insieme alla moglie Ida Castellucci, come sappiamo, viene ucciso il 5 agosto dell'89. Ed è proprio Vincenzo Agostino che nel tempo ha costantemente ribadito che qualche giorno prima della morte del figlio andarono presso la sua abitazione due soggetti a bordo di una motocicletta di cui uno aveva il volto segnato da una cicatrice. Ancora, come emerge dall'informativa dei carabinieri Derroni di Catania, la solita 181 numero 45 del 14 gennaio 2016, l'ho citata prima, le indagini riguardanti un soggetto con la faccia da mostro appartenente ai servizi segreti deviati e che si aggirava a Palermo traevano spunto, tra l'altro, dalle indicazioni fornite da Ilardo Luigi al colonnello Michele Riccio già nel 1996. Ancora, alcune dichiarazioni sono state successivamente rese dai collaboratori Vito Lo Forte, ne parleremo in seguito, e Francesco Marullo, a seguito delle quali la Procura distrettuale di Caltanissetta avviava un'indagine e nell'agosto del 2009 il nominativo di Aiello Giovanni Pantaleone veniva iscritto nel registro degli indagati in riferimento 1 all'attentato alla Daura, 2 alle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Quel procedimento a carico dell'Aiello veniva archiviato nel 2012, ma questo esito non esauriva l'attenzione degli inquirenti sul conto di Aiello. E ciò anche in considerazione di ulteriori risultanze che continuavano ad essere acquisite e che progressivamente evidenziavano l'importanza estrema che il ruolo di Aiello assumeva nella ricostruzione dei suoi rapporti criminali fra settori deviati dei servizi segreti ed organizzazioni mafiose. Attenzione, non solo Cosa Nostra.
Quando gli elementi raccolti cominciavano ad assumere dimensioni e connotazioni adeguate a superare ogni distonia, ebbene, l'aiello moriva di infarto il 21 agosto del 2017, mentre era intento a portare a riva la propria barca. L'abbiamo detto in altre circostanze, sarebbe fin troppo facile evidenziare al riguardo come questa morte improvvisa sembra quasi lo sviluppo tipico di una trama di romanzi o di un film di spionaggio. Ma siamo nelle aule di giustizia e i sospetti non hanno cittadinanza. L'autopsia ha stabilito che si è trattato di infarto e quindi il dato processuale che ci interessa è quello del decesso per causa naturale. Merita però, e a me personalmente ha colpito, di essere evidenziato come la moglie Orlando ha detto che la salma del marito non è stata cremata, nonostante quello fosse stato il suo desiderio. Il collaboratore calabrese, lo giudice Antonino, le cui dichiarazioni sono state acquisite in atti all'udienza del 16 giugno 2022, la cui credibilità soggettiva è stata positivamente verificata nel corso di diversi procedimenti istruiti dinanzi ai giudici calabresi e come può verificarsi dagli atti acquisiti, ha riferito di aver conosciuto negli anni 2000 Giovanni Aiello, con il quale aveva avuto rapporti in quanto presentatogli, e poi ci torneremo in seguito su questa figura, da tale Saverio Spataro Tracuzzi, già ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il NOE Carabinieri di Reggio Calabria e poi presso il Centro Operativo DIA di Reggio Calabria. L'Aiello gli aveva detto di aver fatto parte di un gruppo di poliziotti con doppio incarico che in realtà prendevano solo e direttamente ordini dal dottore Contrada. Primo passaggio di importanza fondamentale, poi vedremo per quale motivo. Ancora, il collaboratore di giustizia Consolato Villani, le cui dichiarazioni avete acquisito in atti all'udienza del 16 giugno 2022, altro esponente di vertice dell''Ndrangheta, le cui dichiarazioni sono state appunto acquisite in atti, ha confermato che il lo giudice gli aveva parlato di un uomo dei servizi segreti deviati dal volto brutto, con un'anomalia in faccia e che aveva commesso vari reati e che egli stesso vide i due incontrarsi all'interno di una profumeria gestita da Antonio Cortese, un componente della cosca capeggiata dallo giudice. Occorre evidenziare a questo proposito che oltre alle dichiarazioni dei predetti lo giudice Villani avete acquisito in atti diversi esiti investigativi su questi punti compendiati per quanto di specifico interesse nell'informativa della DIA di Reggio Calabria del 18 gennaio 2017. Poi cominciamo a entrare nell'alveo dell'altro bagaglio probatorio, che sono le risultanze di attività di intercettazione. Ebbene, il 17 ottobre 2015 veniva intercettata nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere una conversazione che avete acquisito all'udienza dell'11 gennaio 2022 tra il già citato Spataro Tracuzzi, il quale anche sulla base delle dichiarazioni dello giudice del Villani veniva poi arrestato e condannato con sentenza divenuta irrevocabile l'8 ottobre del 2018 alla pena di 9 anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere concretamente contribuito all'afforzamento e alla conservazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa 'Ndrangheta. E tale Lametta Arturo, un maresciallo dei carabinieri già in servizio all'ufficio scorte di Napoli. Il Lametta, rispondendo alle insistenze e domande dello Spataro Tracuzzi, spaventato a morte circa quello che doveva dire ai magistrati, gli diceva espressamente di non toccare l'amico di Bruno, con evidente riferimento ai rapporti Contrada-Aiello. Se tu non tocchi l'amico di Bruno, vabbè, è a posto. Quando 2 giorni dopo rendeva il proprio interrogatorio, lo Spataro Tracuzzi
affermava che il giudice diceva il falso, negando di aver mai conosciuto l'Aiello, non riuscendo però a spiegare in modo convincente la circostanza per cui dai tabulati telefonici risultava che le sue utenze e quelle di Aiello avevano contattato medesime utenze svizzere e creando così un inequivocabile rapporto fra i due. Ancora, all'udienza di questo dibattimento del 16 gennaio 2022, voi avete ascoltato Saverio Spataro Tracuzzi, che ha riferito, anche lui titubante, agitato, di non aver conosciuto Aiello, ma che gli era stata mostrata una sua foto durante un interrogatorio. E prima di procedere a un'analisi nel dettaglio di queste dichiarazioni dibattimentali, occorre evidenziare a chiare lettere che trattasi di una testimonianza peculiare che costituisce, unitamente a quelle che analizzeremo in seguito del Belcamino e dello Forte, la cartina di tornasole delle evidenti difficoltà ad ammettere circostanze inconfucabili perché riscontrate agli Unde in merito al predetto Aiello. Di Aiello hanno ancora paura. Invero, ogni passaggio delle affermazioni dello Spataro Tracuzzi evidenzia il timore ad ammettere quanto a sua conoscenza in ordine al ruolo e allo spessore criminale dell'Aiello, anche quando è stato messo di fronte al tenore di inequivocabili risultanze di attività di intercettazione riversate in atti. A dimostrazione di tali considerazioni e del timore che ancora tutta questa vicenda suscita, si rammenta che nel corso di un interrogatorio reso in data 19 ottobre 2015 e che voi avete acquisito in atti, il predetto Spataro Tracuzzi ebbe ad affermare, agitato anche lì, ma chi lo ha visto mai un mostro simile? Io non l'avrei mai fatto salire sull'auto di servizio. Afferma altresì di non aver mai saputo di un poliziotto legato ai servizi chiamato Faccia di Mostro. Confrontate pagina 16 della trascrizione. Ma il pubblico ministero, confrontate pagina 20 della trascrizione, gli chiede: ma come mai l'utenza di Rocco Delfino in contatto con lei era in contatto con l'utenza di Aiello? Non sa rispondere. Si precisa, pagina 18 della trascrizione, che lo Spataro Tracuzzi ha riferito in questa udienza dinanzi a voi che il Delfino gli era stato indicato da un carabiniere del ROS come soggetto in grado di dare informazioni in merito ad un traffico di rifiuti non legalmente smaltiti. Avrebbe poi appreso che il predetto era transitato nei servizi, confrontate pagina 19 della trascrizione, ma in maniera che quasi si inceppa, dice che non sa nulla dei rapporti di questo Delfino con coste mafiose calabresi. Però attenzione, dobbiamo sottolineare che a pagina 19 nell'interrogatorio del 2015, acquisito in atti, confronta a pagina 68 della trascrizione, è proprio lo Spataro Tracuzzi che riferisce che il Delfino faceva parte di una cosca mafiosa calabrese. Quindi è chiaro lo scenario, è chiara la paura, è chiara la distonia fra dichiarazioni che lui stesso ha reso e che voi avete acquisito. Poi rammenta anche nel presente dibattimento, nuovamente sottolinea che certe cose le ha prese da tale vacca appartenente a Ross, che fu colui che glielo presentò, e il pubblico ministero proprio dopo questi passaggi contesta allo Spataro Tracuzzi, confronta pagina 19 della trascrizione, che nell'interrogatorio del 2015 aveva riferito che il Delfino aveva contatti con i poteva avere contatti con i servizi segreti americani ed in particolare con la CIA e con la DEA. Ma poi sottolinea che non sa spiegare, tornando ancora una volta indietro rispetto alle affermazioni precedenti, per quale ragione questo Delfino fosse in contatto anche con l'Aiello. Sempre nel corso di questa udienza innanzi alle signore vostre, il pubblico ministero chiede allo Spataro Tracuzzi in merito al tenore della conversazione da me citata prima fra lui e il Lametta, la conversazione del 17 ottobre 2015, ore 10:58, nel corso della quale ad un certo punto il predetto Lametta gli dice, due punti virgolette, devi valutare la tua vita,
ti passa per il cazzo degli altri, intanto tu stai pagando, hai fatto già 5 anni di carcere, ovviamente tutte le valutazioni che devi fare se non tocchi l'amico di Bruno. Tu puoi nominare una volta che Aiello, il generale dei carabinieri, e lo spataro Tracuzzi gli risponde, scusate le espressioni volgari ma sono nella trascrizione, che cazzo me ne fotte, anzi, magari, pagina 22 della trascrizione. In udienza non sa dare spiegazioni di questa conversazione che invece è chiarissima. Invero Bruno è evidentemente Bruno Contrada, l'amico di Bruno è appunto Aiello, Aiello il generale dei carabinieri messo subito dopo. Peraltro nel corso di una conversazione tra Aiello e di un suo amico tale Gianfranco intercettata il 17 settembre del 2010, riportata nell'informativa Dia di Caltanissetta del 6 maggio 2011, 2365, che avete acquisito in atti il 23 settembre 2022, è lo stesso Aiello che esplicitamente affermava di aver fatto parte dei servizi segreti. Ed allora, in chiave di sintesi, possiamo affermare che sono proprio le risultanze inerenti alla testimonianza dello spataro Tracuzzi che riscontrano il ruolo dell'Aiello legato a doppio filo a Bruno Contrada, al quale faceva capo come uomo di collegamento fra le coste dell''Ndrangheta e pezzi deviati dei servizi segreti. Ruolo identico a quello che ha rivestito con riguardo a Cosa Nostra, come verificheremo nel prosieguo della nostra disamina. Un ruolo inquietante che evidentemente fa ancora tanta paura nonostante l'Aiello sia deceduto e nonostante il tempo trascorso. Solo così possiamo spiegarci l'atteggiamento del test e di altri test in questo dibattimento, a fronte delle contestazioni del pubblico ministero in questo contesto dibattimentale. Tale atteggiamento, in uno con le risultanze delle intercettazioni, diviene pieno in inconfutabile riscontro alle dichiarazioni, fra le altre, dei collaboratori Lo Giudice Villani sul ruolo dell'Aiello in questo putrido contesto. Ma non è tutto. Invero, come già sopra evidenziato, l'appartenenza dell'Aiello ai servizi segreti trova riscontro anche nella conversazione riguardante la tenda di Gheddafi. Ne ha accennato anche, lo vedrete, la moglie nelle sue dichiarazioni, e poi ha un punto, è un punto importante di questa ricostruzione. E ciò rende di rilievo ricostruire il contesto investigativo nel quale quelle indagini vennero svolte dalla Procura Nissena. Nell'udienza del 23 settembre 2022 è stato escusso il test Ganci Pietro del centro Dia di Caltanissetta, che ha riferito nel dettaglio delle intercettazioni effettuate su Aiello Giovanni e compendiate nell'informativa del 6 maggio 2011 relativi alleguati. Gli allegati che avete acquisito sono quelli dal 9 al 25 ed avete acquisito in atti. Pare di interesse riportare nella memoria alcuni passaggi della testimonianza, e voi nella memoria troverete alcuni passaggi di questa testimonianza, e il dato importante è che anche qui le domande più significative sono quelle, oltre che del pubblico ministero e del presidente, quelle della parte civile, che hanno consentito davvero di far emergere alcuni passaggi fondamentali proprio sull'importanza di queste intercettazioni. Cosa ha detto il Ganci? Fermo restando che nella memoria trovate tutto, io qui vado per sintesi. Il Ganci ha riferito delle intercettazioni consistite anche nell'allocazione di una microspia nella baracca dove Aiello trascorreva le sue giornate, precisando che si svolsero queste intercettazioni dal 22 aprile 2010 fino al 1 giugno 2010, per poi riprendere dal 19 settembre 2010 al 16 marzo del 2011. Ebbene, qui è importante fermarsi un attimo, perché dobbiamo ricordare che il 26 maggio del 2010 venne pubblicato sull'Espresso un articolo sul ruolo di Aiello Giovanni nelle stragi del 92. Tutta questa attività è stata ricostruita in una informativa del 6 maggio del 2011 della DIA di Caltanissetta, che avete acquisito
agli atti di questo dibattimento all'udienza del 30 settembre 2022 unitamente agli allegati. Ebbene, appena ebbe contezza dell'articolo in questione, Aiello cosa fa? Ne porta immediatamente a conoscenza il suo amico, tale Carrara Giovanni, esternando fra l'altro la sua convinzione di essere intercettato. Le indagini svolte da due procure, quella di Caltanissetta e quella di Reggio Calabria, evidenziano che due utenze telefoniche erano riconducibili all'Aiello. Ben due utenze telefoniche, quando lui era ufficialmente pensionato dedito alla pesca, stranamente venivano contattate da utenti istituzionali, acquisite all'udienza del 29 aprile 2022, un'utenza intestata al 10° Reggimento Trasmissioni e l'altra intestata all'Aeronautica Militare 31° Stormo, quello che effettua i voli di Stato. Ecco, io mi domando che senso ha che un pensionato che vive in una baracca sia contattato da utenze istituzionali di questo spessore. A questo proposito si rammenta, in chiave di estrema sintesi, che all'udienza del 23 settembre 2022 veniva escusso il teste Bonferraro, che ha analizzato i dati di traffico telefonico appresi su delega dell'autorità giudiziaria e che sono stati acquisiti in atti e dai quali si ricava tale fondamentale dato investigativo, il contatto con utenze istituzionali di questo spessore. Ancora, fra le significative risultanze dibattimentali aventi ad oggetto il ruolo di Aiello con riguardo specifico ai suoi legami con Cosa Nostra, Contrada e con i servizi segreti deviati, occorre richiamare quanto riferito sul predetto innanzi a voi dai collaboratori di giustizia Vito e Giovanna Galatolo. Entrambi hanno descritto la contestuale presenza di Aiello e Contrada in vicolo Pipitone, oltre di aver conoscenza del fatto che l'Aiello apparteneva ai servizi segreti deviati. In particolare, Vito Galatolo è stato escusso in questo dibattimento all'udienza del 25 febbraio 2022. A pagina 22 della trascrizione si legge, due punti, virgolette, ma io posso dire che c'erano rapporti con appartenenti ai servizi segreti, Nino Madonia li ha avuti sempre. Da noi, a Vitolo Pipitone, nota di redazione, venivano tante persone. Da noi veniva Giovanni Aiello, mentre era in certe riunioni con Nino Madonia, con Gaetano Scotto, veniva Contrada. Significativo, no? Inoltre Vito Galatolo afferma, confrontate pagina 25 della trascrizione, che nel corso dei suoi verbali ha riconosciuto in foto Giovanni Aiello come la persona che andava spesso a Vicolo Pipitone a incontrarsi con Nino Madonia, tra cui c'era presente anche Gaetano Scotto, e una volta sono venuti insieme a Contrada con Giovanni Aiello, i due camminavano insieme però nei maggiorpiedi diversi per entrare dentro, nei due lati di Vicolo Pipitone. La certezza che l'Aiello fosse il soggetto con delle inquietanti fattezze la si ricava da un'affermazione del Galatolo a pagina 25 della trascrizione. Una nota di colore, ma che ha un suo significato. Invero, quando era piccolo, per farlo spaventare, gli dicevano che sarebbe arrivato il mostro. Il collaboratore riferisce altresì che una volta cresciuto, due punti virgolette, mi venne detto da mio zio che era un uomo appartenente, era nei servizi segreti, era una persona di fiducia di Nino Madonia, che si poteva, era a disposizione e si mettevano fra di loro sia Cosa Nostra che appartenenti ai servizi segreti deviati, chiuse virgolette. Precisa poi, pagina 26 della trascrizione, che lo zio era Pino Galatolo ed aggiunge che proprio questo suo zio pagava quelli delle forze dell'ordine evidentemente corrotti per i propri favori alle consorterie mafiose. Sottolineava poi di aver visto Aiello nell'87, 1987-1988 e fino ad aprile-maggio 1989 prima del fallito attentato alla Daura. E precisa che quando venne arrestato Nino Madonia,
circostanza nota, 29 dicembre 1989, mandato di cattura 410-89, contenuto nella, nella nota della DIA di Palermo 11456 del 6 dicembre 2022, che avete acquisito in atte all'udienza del 16 gennaio 2023, Giaiello non si vedeva più a Vicolo Pipitone. Rammenta altresì, pagina 27 della trascrizione, che una volta Piazza ed Agostino, che andavano proprio a Vicolo Pipitone a fare dei controlli di polizia, erano lì in concomitanza con Gaetano Scotto, Giovanni Aiello e Bruno Contrada. Ha quindi sottolineato, pagina 27 della trascrizione, che l'Agostino, l'agente Agostino, era la stessa persona che suo cugino Angelo vide alla Daura il giorno del fallito attentato. Inoltre, pagina 29 della trascrizione, ha ribadito che Aiello e Contrada, proprio il giorno che arrivarono camminando sui due lati diversi della strada, si incontrarono con Nino Madonia e Gaetano Scotto. E fu proprio in questa circostanza che dentro Vicolo Pipitone entrarono anche Agostino e Piazza, confronta pagina verbale del 5 maggio 2017 in atti. Ed è chiaro qual era il ruolo di Agostino e Piazza. E sul ruolo di Agostino e Piazza, rispondendo alle domande dell'avvocato Repici, confronta pagina 45 della trascrizione, il Vito Calatolo evidenzia che loro pensarono in un primo momento che fossero collusi, quasi di scorta alle persone che erano dentro, ma dopo i fatti della Daura, confrontate pagina 46 della trascrizione, loro capirono, ebbero chiaro in testa che erano poliziotti e che andavano lì per fare i controlli, per verificare. Precisa, inoltre, confronta pagina 56 della trascrizione, che quando a Vicolo Pipitone c'era l'Aiello, veniva anche il maresciallo colluso dei carabinieri Salzano, che era in rapporti di frequentazione con Gaetano Scotto e che si poneva come posto di blocco all'inizio del vicolo. Inoltre, Vito Calatolo ha sottolineato che a Vicolo Pipitone, confronta pagina 64 della trascrizione e fino ai fatti della Daura, lui ha visto più volte l'Aiello rispetto a Contrada. Inoltre, pagina 64 della trascrizione, su domanda del Presidente, ha precisato che suo zio gli parlava di Giovanni Aiello mentre era ai domiciliari e gli diceva che era una persona inserita nei servizi segreti deviati. Occorre inoltre sottolineare che con riguardo al predetto collaboratore in questo processo sono stati acquisiti anche in atti i verbali resi dal medesimo nel dibattimento trattativa in data 7 e 15 maggio 2015. Ma in questo dibattimento abbiamo sentito anche Giovanna Calatolo, che è stata escussa all'udienza dell'8 luglio 2022 e della predetta sono stati acquisiti i verbali resi alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in data 10 settembre 2013, 29 novembre 2013 e alla Procura Generale di Palermo in 30 maggio 2017. Per quello che qui interessa, occorre sottolineare che Giovanna Calatolo, nel corso dei suoi interrogatori, ha più volte riconosciuto in foto, anche in sede di ricognizione, un soggetto da lei denominato lo sfregiato, come Giovanni Aiello, circostanza che ha puntualizzato in sede dibattimentali, rispondendo anche a domande della difesa dell'imputato, confrontate pagina 60 della trascrizione del verbale di udienza. Ebbene, in questo processo, inoltre, la Calatolo ha sottolineato, sempre su domanda della difesa di Scotto, confrontate pagina 61 della trascrizione, di aver visto questo soggetto arrivare a piedi a Vicolo Pipitone, due punti virgolette, ed entrare nella casetta con mio padre e col motore pure, perché con il motore si entra, perché c'è l'entrata che viene dall'entrata del palazzo e viene metà cieca e metà tutto, e poi si entra dentro il vicolo, chiuse le virgolette. Prosegue poi, sempre su domanda del difensore dell'imputato, confronta pagina 61 della trascrizione, di aver visto arrivare anche lo sfregiato a Vicolo Pipitone con suo cugino Angelo, figlio di Giovanni, con un'autovettura 112 bianca di proprietà di suo zio Giuseppe.
Ha sottolineato poi che a volte questo sfregiato guidava la stessa auto 112 insieme a suo zio Giuseppe. La Galatolo inoltre evidenzia con chiarezza di aver visto Aiello molte volte a Vicolo Pipitone, comunque prima dell'attentato alla Daura e quindi anche antecedentemente al 1989. È di tutta evidenza che proprio la pluralità di particolari che la Galatolo rammenta in ordine allo sfregiato costituisce pieno riscontro alle ulteriori e molteplici dichiarazioni in ordine alla presenza di Aiello a Vicolo Pipitone e dalla sua frequentazione stretta con i componenti della famiglia Galatolo, spesso in concomitanza con Bruno Contrada. La stessa precisione delle dichiarazioni di suo fratello Vito Galatolo. L'altro passaggio fondamentale in questa ricostruzione, potremmo dire, troverete nella memoria, è un paragrafo che si intitola I rapporti fra Giovanni Aiello, Guido Paulilli e Bruno Contrada, è quello che mi accingo ad illustrarli. Vi ho detto che dichiarazioni di collaboratori, acquisizioni documentali, intercettazioni. Sono i tre pilastri sui quali si fonda la ricostruzione del ruolo di Aiello, che è fondamentale in questo processo per quello che abbiamo fin qui detto e per quello che è stato detto fino adesso in questa requisitoria. Ebbene, adesso un pezzo di una intercettazione. In data 11 maggio 2014 veniva intercettato, con decreto emesso dalla Procura di Caltanissetta, una conversazione telefonica nel corso della quale Bruno Contrada rimproverava Guido Paulilli per aver riferito a un giornalista che l'Aiello passava notizie ai criminali. Circostanza che qualche anno dopo lo stesso Paulilli confermava all'autorità giudiziaria. In quella conversazione Paulilli ammetteva, due punti virgolette, di averla fatta grossa questa volta. Un'intervista che non era un'intervista, mi sono lasciato andare perché pensavo che quelle cose là morivano senza registrazione. E alla domanda preoccupata di Contrada su cosa avesse detto, riferiva di aver parlato, due punti virgolette, di quell'Aiello che pigliava dentro e portava fuori. Chiuse le virgolette, Contrada indispettito lo rimproverava chiedendogli, due punti virgolette, ma per quale motivo le hai dette? Ebbene, in questo dibattimento all'udienza del 27 gennaio 2022 è stato escusso il teste Paulilli. Come si evince da quanto riferito dal predetto, confrontate pagina 32 della trascrizione, l'Aiello sarebbe stato in servizio alla squadra mobile di Palermo per un breve periodo, ma lui afferma di non avermi mai avuto contatti, due punti virgolette, non avevamo contatti perché lui era in una sezione e io all'Archirapina, chiuse virgolette. Afferma invece che ha conosciuto Francesco Belcamino, che conosceva Aiello perché erano dello stesso paese, confrontate pagina 33 della trascrizione. Anche qui un tentativo di sminuire, di sfarinare, per nascondere ben altro di una gravità estrema. Merita di essere evidenziato altresì che il Paulilli ha riferito delle notizie date a Walter Molino su Aiello, prendendo spunto dall'intercettazione delle ore 8:57 dell'11 maggio 2014, nel corso della quale lui parlava con Contrada ed affermò, due punti virgolette, ripeto, Aiello pigliava dentro e portava fuori, chiuse virgolette, pagina 33 della trascrizione. Inoltre ha sottolineato, innanzi a voi, confronta pagina 53, che lui telefonò a Contrada perché si fidava e voleva sfogarsi. In particolare, pagina 54 della trascrizione ha affermato, due punti virgolette, perché con lui, con Contrada, mi confidavo di tutto, chiuse virgolette. Ancora, durante una conversazione intercettata il 31 gennaio 2018, intercorsa tra il Belcamino Francesco, ricordiamolo, ex collega di Paulilli quando entrambi erano a Palermo, ed un altro ex poliziotto, tale Iusi Giuseppe, il Belcamino, parlando di Paulilli, faceva un altro chiaro riferimento ad Aiello, due punti virgolette, meno male che poi questo collega è morto, chiuse le virgolette, aggiungendo significamente,
significativamente, due punti virgolette, io non tradisco nessuno e lui lo sa, Guido lo sa, Guido Paolilli, allora lo devo fare per forza, devo evitare, se no mi indagano per associazione o per strage, perché poi parla pure con i giornalisti, chiuse virgolette, con evidente allusione alle dichiarazioni rese da Paolilli su Aiello. Lo stesso Bencamino venne chiamato dalla Procura Generale a rendere informazioni e confermò il riferimento all'Aiello, però senza spiegare le ragioni per cui aveva usato la frase «io non tradisco». Forse non poteva. Troppo grande quello che c'è dietro questa affermazione. Precisava poi i rapporti tra Contrada e Aiello e sottolineava che Contrada lo vedeva come un investigatore buono. Ricordo che Contrada passava da noi in sezione e diceva ad Aiello, due punti virgolette, arrestami qualcuno, tu che sei bravo, ho fiducia in te. Vedete come stridono queste affermazioni con il ruolo risultante dagli atti dello stato matricolare di Aiello. Inquietante. All'udienza del 29 aprile 2022 è stato escusso innanzi a voi il test Bencamino. Di particolare rilievo, confronta pagina 63 della trascrizione, il riferimento al verbale del 13 giugno 2018 della Procura Generale di Palermo, nel quale il Bencamino aveva riferito che il Martino, altro suo collega, relativamente a quanto disposto Contrada su Aiello, gli disse, due punti virgolette, diceva Martino che una volta Contrada gli disse tu devi andare con questo qua che sarebbe Aiello, dice faceva l'autista per lui, era già sottufficiale Martino all'epoca, chiuse virgolette. Nel prosieguo, pagina 64 della trascrizione, viene contestata al Bencamino proprio la conversazione del 31 gennaio 2018, ore 19:10, fra lui e Pino Iusi, che gli presentò il Paolilli. In particolare, in questo dibattimento, gli sono state lette le frasi «Io non tradisco nessuno e meno male che è morto», chiedendogli chiarimenti. Ebbene, risponde in maniera alquanto evasiva, confrontate pagina 65, due punti virgolette, perché con Aiello ho lavorato alla Catturandi, ma tre mesi sulla carta, poi un'operazione volta alla cattura di Ricco Bono, mi sono rotto un piede, sono andata a casa, quando sono tornato dalla malattia non c'era più Aiello, si era pensionato, quindi non lo frequentai anche perché avevo 23 anni e lui ne aveva 40, insomma non spiega, non dice. Inoltre, ancora, pagina 66 della trascrizione, non spiega perché nella conversazione fa riferimento alle stragi. Afferma di non ricordare chi è Guido, che noi sappiamo essere Paolilli, menzionato nella conversazione, anche se è assolutamente evidente che fa riferimento a Guido Paolilli. Neppure spiega innanzi a voi, confrontate pagina 67 della trascrizione, che senso ha l'espressione Io non tradisco. Non lo spiega. Inoltre non spiega per quale motivo non parla più con Paolilli perché quest'ultimo aveva rapporti con i giornalisti. Non lo spiega. Evidentemente aveva timore che dicesse ai giornalisti che l'Aiello aveva fatto qualcosa di male, come chiosa il pubblico ministero, confronta pagina 67 della trascrizione. Ancora, il Bencamino, confronta pagina 68, non spiega il senso della frase «Io non tradisco nessuno, invece quello parla con i giornalisti e io con nessuno parlo». Non spiega. Ancora, confronta pagina 68 della trascrizione, gli viene contestata un'intercettazione del 1 febbraio 2018, ore 13:13, nel corso della quale il Bencamino parla con Iusi di un collega, tale Ottavio Fiorita, che era con loro alla Catturandi. Anche questo Fiorita era calabro e in questo contesto parlano di ordine nuovo ed anche di tale inquietante riferimento ad ordine nuovo del quale gli viene chiesto contezza, non viene fornita alcuna spiegazione. Ancora, viene contestata al Bencamino un'altra intercettazione del 1 febbraio 2018, ore 20:14, dove lui parlava del fatto che si andavano ad allenare al poligono di Bellolampo.
riferisce, confronta pagina 72 della trascrizione, che tutta la polizia andava a sparare in quel luogo. In realtà il poligono era gestito da un certo Di Maggio, parente di uno dei badalamenti, e non si trattava certo di un luogo opportuno da frequentare per appartenenti alla Polizia di Stato. Ancora, pagina 72 della trascrizione. È stata contestata al Belcamino una conversazione del 9 febbraio 2018, ore 17:17, con Paolo San Marco. Due punti virgolette. Devi sapere, diceva Belcamino, che Paolilli l'ha arruolato al figlio, parlando di Vincenzo Agostino, l'ha raccomandato tramite Bruno Contrada. Ancora, tu accussi a Paolilli, gli hai dato il culo a tuo figlio. Chiuse virgolette. Il Belcamino, sul punto, non dice, si limita a dire, confronta pagina 72 della trascrizione, che lui questo lo seppe da Paolilli. Non dice. Ancora, in quell'udienza viene chiesto al Belcamino, confronta pagina 73 della trascrizione, in merito ad altra conversazione del 9 febbraio 2018, ore 17:17. Due punti, virgolette. Paolilli era molto vicino alla famiglia di Vincenzo, me lo presentò quando Antonino era piccolissimo, poi l'ha fatto arruolare, chiuse virgolette, tramite Contrada. Peraltro il Belcamino, analoghe considerazioni, confrontate pagina 74 della trascrizione, le aveva espresse circa 10 anni prima proprio al Paolilli, nel corso di un'intercettazione del 31 maggio 2008 alle ore 13:17, dove affermava: l'hai cresciuto, l'hai arruolato in polizia. Questo era quello che diceva. Inoltre, su domanda della difesa di parte civile, il Belcamino ha ricordato che Aiello aveva un fratello a nome Antonio, arruolato in polizia, che faceva parte della Polaria e che faceva servizio al porto e a Punta Raisi. Confrontate pagina 78 della trascrizione. Infine, confrontate pagina 93 della trascrizione, rispondendo a domande della difesa, ricorda il Belcamino che l'Aiello era spesso assente dal servizio, asseritamente per malattia. Da tutto questo incedere frammentato delle dichiarazioni di Belcamino, esattamente come è accaduto con le dichiarazioni di Spataro Tracuzzi, di cui si è detto, e Dello Forte, di cui diremo, dichiarazioni dense di contestazioni della pubblica accusa, si evidenzia il grande timore, e lo ribadisco ancora una volta, che suscita la figura di Aiello con specifico riferimento ai suoi rapporti, per quanto di interesse in questa sede, con Bruno Contrada da un lato e Guido Paolilli dall'altro. E si ha come l'impressione di toccare fili scoperti ad altissima tensione, sfiorando i quali, anche a distanza di anni, alcuni soggetti hanno un'enorme paura di correre serissimi pericoli. Peraltro, il rapporto tra Contrada ed Aiello, il fatto che i due si conoscessero e che collaborassero, è confermato da Mario Speranza, ex dirigente della sezione antirapina della squadra mobile ai tempi di Contrada, e da Giulio Martino, ex appartenente alla Criminal Pol di Palermo. Il primo, come si rileva dagli atti allegati ad un'informativa della DIA di Palermo, la numero 3246 del 20 marzo 2017, che è stata acquisita in atti di questo processo, all'udienza del 10 giugno 2022, riferiva tra l'altro, due punti virgolette, un pomeriggio mi capitò di ascoltare al giornale radio un'intervista del dottore Contrada, allora capo della squadra mobile, che aveva attribuito ad un suo uomo, proprio l'Aiello, il merito di aver tratto in arresto uno dei rapinatori della banda denominata Arancia Meccanica. In realtà, sempre virgolettato, per quanto a mia conoscenza, tale arresto era da attribuire alla sezione Volante. Gli altri membri della banda furono tratti in arresto dalla sezione da me diretta. Giulio Martino, nel corso delle sommarie informazioni rese il 3 luglio 2014, acquisite in atti, dichiarava di aver conosciuto Aiello perché glielo presentò proprio Contrada,
capo della squadra mobile, ma che di fatto governava allora anche la Criminal Pol, perché voleva che lavorassero insieme, nonostante Aiello prestasse servizio alla Catturandi. Gli disse in specie che, due punti virgolette, Aiello era persona di sua massima fiducia, era uno in gamba e che mi avrebbe aiutato nella mia attività, e diceva che aveva molte conoscenze a Palermo, chiuse le virgolette. Precisava che l'Aiello, che conduceva una vita al di sopra delle sue possibilità, aveva rapporti con Contrada strettissimi, virgolette, erano culo e camicia, li vedevo molto spesso insieme. Con loro vi era talora anche il dottor D'Antona, commissario addetto alla mobile. Peraltro, all'udienza del 21 ottobre 2022, innanzi alle signorie vostre, il Martiro è stato escusso in questo dibattimento vi ha riferito di aver iniziato la sua attività a Palermo nel gennaio del 74, confrontate pagina 6 della trascrizione. In quel periodo ha conosciuto Aiello Giovanni, che aveva un colorito scuro e capelli lunghi che coprivano la ferita. Confronta pagina 7 della trascrizione. Ricorda di averlo incontrato dopo che fu trasferito a Catanzaro negli anni 90 nel polo funzionale sulle scale della locale caserma. Rafferma, rammenta altresì, confrontate pagina 8 della trascrizione, che quella fu l'ultima volta che l'ha incontrato. E ad a proposito della testimonianza del Martino, occorre sottolineare che avete acquisito in atti la nota DIA di Palermo, la 1498 del 15 febbraio 2022, acquisita all'udienza del 4 maggio 2023, che compendia i relativi accertamenti. Ancora, in questo dibattimento, all'udienza dell'8 febbraio 2022, avete escusso Bruno Contrada. Su domanda del pubblico ministero, che gli rilegge un suo verbale del 2009, confrontate pagina 26 della trascrizione, egli riferiva: anche il tenore di questa testimonianza è assolutamente inquietante, ma quello che vi leggerò e vi dirò parla da solo, non ha bisogno di grandi commenti. Alla luce di quello che abbiamo ascoltato fin qui, vediamo cosa dice Bruno Contrada. Ripeto, su domanda del pubblico ministero che gli rilegge un suo verbale del 2009, pagina 26 della trascrizione, gli riferiva, due punti virgolette, in carcere a Santa Maria Capua Vetere il dottor D'Antona mi ha detto che poco prima che arrivassi io, quindi nel mese di maggio 2007, era andato a sentirlo un sostituto procuratore degli ADNA che gli aveva chiesto fra le varie cose se risultava che nei servizi c'era un uomo con la faccia proprio brutta, addirittura definibile un mostro, dice, una faccia di una bruttezza notevolissima, perché sembra che sia stato indicato come volto così brutto da apparire quasi un mostro, colui che ha sparato dalla motocicletta ad Agostino. Assolutamente generico e senza senso. Poi, su precisazione del presidente, confronta pagina 27 della trascrizione, afferma di non aver pensato ad Aiello, allontana Aiello da sé e da questi fatti. Ancora, su domanda del pubblico ministero che gli chiede espressamente perché ricorda Aiello, confronta pagina 29 della trascrizione, così riferiva, anche qui con un incedere nervosamente insicuro, per due motivi: per atteggiamento e per questo abbigliamento, per confondersi, per mimetizzarsi meglio. Pensai fosse parte dei falchi, dell'anticipo. L'altro motivo lo esplicita a pagina 30 della trascrizione, sempre su domanda del presidente, è perché lo ritenevo raccomandato da un questore per essere stato mandato a Palermo dopo l'incidente. Anche qui il tentativo di allontanare da sé quello che invece è emerso in maniera inequivoca e inequivocabile, il suo rapporto stretto con l'Aiello. Non sa dare alcuna spiegazione, confronta pagina 30 della trascrizione, del perché il Paolilli l'11 maggio del 2014 alle ore 8:57 chiamò proprio lui per riferirgli dell'intervista rilasciata a Walter Molino, né spiega che significato aveva la frase su Aiello che pigliava dentro e portava fuori. Non lo spiega Contrada, ma si è limitato, confrontate pagina 31 della trascrizione, a negare senza spiegare in alcun modo il senso della conversazione nella quale lui parla. Ancora,
Il pubblico ministero gli chiede, confronta pagina 32 della trascrizione, in merito alla conversazione fra Belcamino e San Marco del 9 febbraio 2018, dove si diceva che Paolilli avrebbe raccomandato l'Agostino tramite Contrada. Anche qui si limita a negare tutto, con un'affermazione fuor di logica, nel momento in cui afferma di aver compreso chi fosse Agostino solo dopo il 5 agosto dell'89. L'altro paragrafo che troverete nella memoria su Aiello si intitola La presenza di Giovanni Aiello dopo il suo congedo in Sicilia. Quindi gli elementi che indicano che nonostante il congedo e nonostante delle affermazioni, lui è venuto in Sicilia anche dopo quella data. La presenza di Aiello in Sicilia in epoca successiva al suo congedo risulta dimostrata da diversi elementi. 1. Il giornalista Attilio Bolzoni, che in tempi recenti, alla fine del 2013, aveva raggiunto Aiello in Calabria per intervistarlo. Nel vederlo dal vivo si era ricordato di averlo incontrato a Palermo alla fine degli anni Ottanta, come da sommarie informazioni rese il 27 febbraio del 2016 e poi ripetute innanzi a voi, circostanza peraltro confermata dal contenuto di una intercettazione, di una conversazione dell'Aiello con la moglie, riportata in un provvedimento di archiviazione della Procura di Catania. All'udienza del 7 aprile 2022 voi avete escusso il test Bolzoni proprio in merito alla sua intervista ad Aiello. Ed attenzione, l'articolo era del 5 dicembre 2013 ed aveva questo titolo: Mafia nel rifugio di Faccia di Mostro, io accusato di essere killer di Stato. Come Bolzoni precisa a pagina 13 della trascrizione su precisa domanda dell'avvocato Repici. Riferisce di essere stato interessato al predetto Aiello perché nei mesi precedenti aveva sentito parlare di Faccia da Mostro, che era giornalisticamente estremamente interessante, ma non solo giornalisticamente, perché anche qui virgolettato, c'è chi diceva che era coinvolto nell'attentato alla Daura. E continua Bolzoni, c'è chi diceva che era coinvolto in altre stragi. Avevamo, se non ricordo male, retto qualcosa di Luigi Lardo, qualcosa di un collaboratore di giustizia che si chiama Lo Forte, mi pare Vito. Poi avevamo informazioni su certe sue attività. Si parlava di attentati su treni o a caserme del Nord Italia, del suo presunto coinvolgimento in alcuni delitti di Palermo, tra cui quello di Nino Agostino, del poliziotto. Quindi, prosegue Bolzoni, era un personaggio estremamente interessante. Il Bolzoni ha poi riferito che quando incontrò l'Aiello, confronta pagina 8 della trascrizione, si è ricordato, questo è un dato importante, di averlo visto in precedenza sul bastione della questura di Palermo, il bastione che dalla questura arriva alla squadra mobile, e dice ciò avveniva agli inizi degli anni Ottanta, quando il Bolzoni si recava lì quasi ogni mattina per la sua attività di cronista giudiziario. Il Bolzoni ha poi riferito il contenuto del colloquio con Aiello, confrontate pagina 9 della trascrizione. In particolare gli aveva parlato della sua cicatrice sul volto, dicendogli che era la conseguenza di un conflitto a fuoco in Sardegna con la banda di Graziano Mesina. Gli disse, e questo è importante, in ordine del suo arruolamento in polizia, sottolineando che il suo reparto avrebbe dovuto partecipare al piano solo. Inoltre, gli raccontò di rapine che negli anni 70 sconvolsero Palermo, realizzate in stile arancia meccanica, e di una fotografia di Aiello, confronta pagina 10 della trascrizione, comparsa in quel periodo sul giornale L'Ora. Ancora, l'Aiello gli disse che dal 76 non si era più recato a Palermo, circostanza smentita dalle molteplici risultanze di questo dibattimento, dalla copiosa documentazione acquisita e dagli stessi ricordi di Bolzoni,
che nei primi anni 80, quindi successivamente al 1976, lo vedeva sul bastione, nei pressi del bastione, innanzi alla questura. Di un certo interesse, confronta pagina 10 della trascrizione, è stata poi la circostanza riferita dal Bolzoni che ha ricordato di aver visto Aiello in una piazzola di Via dei Cantieri, attenzione, luogo vicino a Vicolo Pipitone, confronta pagina 11 della trascrizione, precisando che lui nella seconda metà degli anni Ottanta abitava lì vicino, quindi non solo vicino alla questura lo vede nella seconda metà degli anni Ottanta, ma lo vede addirittura nei pressi di Vicolo Pipitone, perché lui abitava lì vicino. Il Bolzoni ha riferito poi, confronta pagina 14 della trascrizione, di essere andato da Aiello perché Vincenzo Agostino gli aveva parlato di un uomo con la faccia da cavallo che era andato a trovarlo quando il figlio era in viaggio di nozze, cioè era uno di quelli che avevano cercato Nino Agostino, che era in viaggio di nozze, qualche giorno prima dell'omicidio. Precisa poi Bolzoni, confronta pagina 17 della trascrizione, che i virgolettati del suo articolo rispecchiavano alla lettera le parole di Aiello. Ancora, sempre in merito alla presenza di Aiello in Sicilia dopo il 1976, all'udienza del 4 aprile 2023, scusate, è stato escusso in questo dibattimento Prestigiacomo Damiano, il portiere dell'Esidence Creotto negli anni Ottanta, che non ricorda nulla sulla permanenza di Aiello nell'albergo. Però, sul punto, all'udienza del 7 ottobre 2022, è stato escusso un altro test, il La Bella Girolamo, che invece ha svolto indagini su Aiello e, confronta pagina 41 della trascrizione, ha affermato che prova certa della presenza di Aiello in Sicilia è stata acquisita in sede di perquisizione, ove fu rinvenuto, come è noto, un biglietto traghetto Caronte ed unitamente a dichiarazioni testimoniali, abbiamo detto prima Bolzoni, che l'hanno visto in Sicilia dopo il 1976. Con riguardo specifico al soggiorno di Aiello presso il Residence Creotto di Palermo, confronta pagina 42 della trascrizione, il La Bella ha affermato che, non essendo stati rinvenuti i registri degli anni Ottanta, non si è potuto certo accertare la premessa, la presenza di Aiello, ma ovviamente non è stato possibile neanche escluderla, perché se non ci sono i registri, tanquam non esset. Oltre alle risultanze della perquisizione nell'abitazione dell'Aiello, ove è stato rinvenuto il biglietto del traghetto tra la Calabria e la Sicilia risalente agli anni 2000, occorre quindi far riferimento ad altre circostanze di rilievo di cui ha fatto cenno proprio il La Bella. Si tratta di risultanze probatorie che, pur concernendo vicende avvenute negli anni 2000, rafforzano ulteriormente il quadro probatorio, in quanto comprovano che anche successivamente all'omicidio Agostino, Giovanni Aiello aveva proseguito a svolgere il ruolo di agente dei servizi segreti deviati. Adesso passiamo all'altro paragrafo, i rapporti tra Giovanni Aiello e Gaetano Scotto. È un altro paragrafo che troverete nella memoria. Possiamo ribadire che la figura ed il ruolo di Aiello assumono una evidente importanza per chiarire quei prospettati legami tra apparati deviati dello Stato ed organizzazioni mafiose, anche terroristiche, ed il significato eversivo di tali rapporti che si sono sostanziati, con specifico riferimento all'omicidio Agostino Castelluccio, proprio attraverso il suo legame con Gaetano Scotto. Per quello che più qui interessa, si deve sottolineare come, alla luce di tutto quanto abbiamo detto sulle attività non ufficiali svolte da Agostino, sul contesto in cui tali attività si inserivano e trovano ragione, anche su quanto emerso sul conto di Aiello, detto da Paolilli, e sul ruolo di Contrada. Ed è possibile ravvisare, anche solo sotto tale profilo logico-deduttivo, una inevitabile, ma soprattutto evidentissima correlazione tra la vicenda Agostino e la figura di Aiello.
Ma il coinvolgimento Iaiello nella storia dell'omicidio Agostino Castelluccio non costituisce solo una deduzione logica, ma risulta evidenziato da diversi elementi che possiedono un rilievo dimostrativo specifico e diretto, che questo dibattimento e l'attività certosina svolta dalla Procura Generale di Palermo in sede di avocazione, che ha messo finalmente a sistema tutto un materiale imponente, consentono di affermare con assoluta certezza. Abbiamo già esaminato le dichiarazioni di alcuni collaboratori. Tra queste, in relazione ad Aiello, le più significative risultano chiaramente quelle di Lo Forte Vito. Occorre premettere, a livello metodologico, che sono stati acquisiti in atti numerosi verbali del predetto e diverse annotazioni a riscontro delle sue numerose dichiarazioni. A titolo meramente semplificativo si evidenzia che di grande rilievo e pertanto si richiama in questa sede è un'annotazione della via di Caltanissetta del 6 maggio 2011 avente ad oggetto prime attività di indagine a riscontro delle dichiarazioni di Vito Lo Forte su Giovanni Aiello con relativi allegati. Sono stati altresì acquisiti verbali resi dal predetto Lo Forte in data 27 giugno 2013 di Dia di Catania, 9 novembre 2013 di Dia di Caltanissetta e Reggio Calabria ed ancora il verbale di individuazione del 14 marzo 2017 di Dia di Reggio Calabria e verbale di interrogatorio 12 settembre 2014 della Direzione Nazionale Antimafia. Questo è il bagaglio. Il Lo Forte è personaggio estremamente complesso, sulla cui attendibilità occorre muoversi con particolare cautela e ne siamo perfettamente consapevoli. Però solo analizzando quello che è accaduto in questo dibattimento, voi potete capire davvero chi avete di fronte. Un uomo fragile, provato e che ha paura. Ed ha avuto una tremenda paura allorché è stato escusso in questo dibattimento alla presenza di Gaetano Scotto videocollegato. Ancora una volta, come per Spataro Tracuzzi, come per Belcamino, abbiamo l'impressione tangibile di trovarci in presenza di fili scoperti ad altissima tensione che generano timori incontrollabili da parte di soggetti pur appartenenti ad ambienti diversi chiamati a riferire. Ma dove il Lo Forte, soggetto così impaurito innanzi a noi, è riscontrato, come accade in questo procedimento, non possiamo certo dubitare della veridicità delle sue affermazioni e in particolare di quelle rese in sede di incidente probatorio. Invero, il Lo Forte rivela circostanze estremamente specifiche. Nel corso dell'interrogatorio, 27 giugno 2013, ricordava due punti, virgolette, nel dicembre 1989, allorquando fui scarcerato, il Vegna, elemento di spicco del mandamento, mi disse che l'Aiello aveva avuto un ruolo nell'omicidio dell'agente di polizia Agostino e della moglie. In particolare mi disse che Aiello era andato a prendere in auto gli autori del delitto, Gaetano Scotto e Antonino Madonia. Subito dopo l'omicidio li aveva aiutati a bruciare la moto utilizzata e li aveva portati via. Il Vegna, alla mia richiesta del motivo per cui era stata uccisa una donna incinta, rispose che il duplice omicidio era stato commesso per fare un favore a degli importanti funzionari di polizia e che sicuramente la moglie di Agostino era stata uccisa perché sapeva qualcosa. Chiuse virgolette. Nel corso dell'incidente probatorio, 25 novembre 2015, aveva poi precisato che solo nel 2014-2013 aveva indicato Aiello come partecipe all'omicidio in quanto, due punti virgolette, temeva per la sua vita, chiuse virgolette, e che Scotto lo aveva cercato mentre era ai domiciliari a Viterbo dopo la sua collaborazione. Precisa che in precedenza non aveva parlato di omicidi e di poliziotti né di servizi segreti perché aveva paura. La verità è che Lo Forte è un soggetto fragile ma che ha paura. E in questo dibattimento io ho compreso l'enormità della paura di questo soggetto. Le informazioni fornite da Lo Forte sul conto di Aiello risultano positivamente riscontrate in molti punti. Uno, sui mezzi di locomozione utilizzati dall'Aiello.
Andate a leggere le dichiarazioni dell'Orlando e gli accertamenti fatti da Angelo Santo. Una vecchia Jeep, una moto di grossa cilindrata, una Range Rover nuova di zecca, effettivamente acquistata dall'Aiello nel 91. Sul fatto che l'Aiello fosse un collezionista di orologi, ce lo dice anche la moglie Orlando, anche se diciamo ma così erano di poco valore, andate a vedere le risultanze degli atti anche di perquisizione. Nel corso della perquisizione presso la sua abitazione effettuata nel febbraio del 2014 sono stati rinvenuti numerosi orologi riscontro a Loforte. Ancora, sul fatto che tale passione per gli orologi era condivisa da Scotto, tanto che in un'occasione Loforte aveva sentito Aiello dire allo Scotto che si sarebbe interessato per fargli restituire gli orologi che gli erano stati sequestrati. Ed in effetti nel 1986 Gaetano Scotto, in occasione di una perquisizione, aveva subito il sequestro di numerosi orologi ed aveva dichiarato alla polizia di essere un appassionato di orologi. Ancora, sul fatto che l'Aiello, per quanto allo forte aveva detto lo Scotto, si era addestrato in Sardegna. Anche il fatto dell'addestramento in Sardegna è riscontrato negli allegati alle vostre informative. Perché Aiello si è addestrato in Sardegna insieme a Virginia Gargano. Sulla circostanza, sempre appresa dallo Scotto, per cui la persona anziana claudicante, da lui vista nel 91 insieme al medesimo e all'Aiello all'interno di un piccolo ristorante, era appartenente all'altro commissariato e si trattava effettivamente del D'Aloisio. Circostanza peraltro, diciamo, oggetto di accertamenti e di riscontri anche in altri alvei procedimentali. La dettagliata conoscenza di Aiello da parte dello Forte trova ragione chiaramente nella frequentazione dello Forte con lo Scotto, il quale, come dichiarato dallo stesso lo Forte, intratteneva rapporti frequenti con l'Aiello. All'udienza del 13 settembre 2022, ce la ricordiamo tutti quell'udienza, anche per l'impatto emotivo, il lo Forte, in evidente stato di agitazione, confrontate pagina 13 della trascrizione, ha riferito di non sapere chi è Aiello e non ha confermato nulla di quanto aveva detto in passato in ordine al predetto, confronta pagina 16 della trascrizione. L'avvocato Repici gli ha dato lettura delle dichiarazioni da lui rese in data 12 settembre 2014, confronta pagina 4 della trascrizione. Due punti, virgolette. Ho conosciuto Aiello nell'87. Nell'87 mi ricordo che dopo la scarcerazione di Gaetano Finanzati nel maxi processo, credo nel mese di agosto dell'87, ho conosciuto Aiello Giovanni. Mi è stato presentato da Gaetano Scotto. Lui si è presentato come Giovanni. In un secondo momento Scotto mi disse che si chiamava Aiello. Ebbene, in questo dibattimento però il lo Forte, evidentemente intimorito a causa di quei fili ad alta tensione che sembrano percorrere alcune vicende strettamente connesse al duplice omicidio Agostino Castelluccio, ha detto: non so chi è questo Aiello. L'avvocato Repici, pagina 25 della trascrizione, gli ha poi chiesto se Scotto Gaetano avesse qualche passione e gli contesta un verbale del 25 novembre 2015 dove gli era stata fatta la medesima domanda e lui rispose che faceva collezione di orologi, due punti, virgolette, me l'ha detto lui, in quel periodo gli avevano sequestrato questi orologi e c'era Aiello che si stava interessando a farglieli di sequestrare questi orologi, perché anche Aiello, mi disse Scotto, faceva collezione di orologi, chiuse le virgolette. Ebbene, sia a Scotto che ad Aiello sono stati sequestrati orologi e quindi viene chiesto allo Forte in questo dibattimento come fa a saperlo e lui non risponde, ma si limita a dire in maniera assolutamente illogica e inconcludente che non conosce Aiello. Inoltre, anche a domanda del presidente, confronta pagina 39 della trascrizione, ha ribadito di non conoscere faccia di mostro. Peraltro, già nel 2015, come gli rammenta il presidente, confronta pagina 40 della trascrizione, allorché gli rese dichiarazioni abbastanza precise su Aiello, aveva subito traumi, cioè già da allora egli aveva paura.
Ciò è evidente segno dello stato di timore che ha caratterizzato in modo particolare l'escursione dello forte in questo dibattimento. Ha proseguito il Presidente con le domande confrontate, pagina 40 della trascrizione, ed è proprio il Presidente che contesta allo forte sue precedenti dichiarazioni. Due punti, virgolette. Scotto era assieme ad una persona con il volto bruciato, dice il Presidente, e lei risponde che nell'87 ha visto Gaetano Scotto con due persone, tra le quali c'era una persona che aveva una menomazione sulla guancia sinistra. Lei è stato molto preciso, e prosegue il Presidente nella contestazione. Poi questa persona, io l'ho vista altre volte in compagnia di Gaetano Scotto, ed ancora il Presidente, pagina 41 della trascrizione, due punti virgolette, Scotto mi disse che era un poliziotto che in quel momento, quando veniva a trovare lui, faceva parte dei servizi segreti. Omissis, ancora una volta mi trovavo, continua la contestazione del Presidente, con il capo della famiglia mafiosa dell'Arenella, e passò sta persona, e c'era pure Gaetano Scotto, e Scotto ha detto è arrivato Giovannino Aiello, u poliziotto, chiuse virgolette. Ebbene, in questo dibattimento il Loforte non ha saputo spiegare al Presidente perché nel 2015 gli parlò di questo soggetto con il volto bruciato, che era un poliziotto, che si chiamava Aiello e che era amico di Scotto. Affermazioni che invece fece senza incertezze nell'incidente probatorio. Ancora, a pagina 43, sempre su domanda del Presidente, afferma di non sapere che c'erano rapporti fra questo Aiello e Concutelli, circostanze che aveva riferito in altri verbali. Il Loforte ha paura di Gaetano Scotto, ed è una paura risalente nel tempo. E sovviene a questo proposito quanto riferito, a proposito di questa paura e della risalenza di questa paura, quanto riferito in questo dibattimento all'udienza del 10 febbraio 2023 dal collaboratore di giustizia Antonio Avitabile. Anche con riferimento a questo collaboratore, nella memoria voi troverete tutti i passaggi di interesse, ma in questa sede vi risparmio la lettura e vado e proseguo in chiave di sintesi. Le dichiarazioni di Avitabile sono, secondo questa pubblica accusa, concreta dimostrazione della situazione di soggezione e timore risalente addirittura agli anni Ottanta, che il Loforte prova nei confronti di Gaetano Scotto, e fanno luce anche sulla verosimile genesi di tale paura. L'Avitabile, il collaboratore Avitabile, inoltre delinea il grosso spessore criminale di Gaetano Scotto nel contesto mafioso di quegli anni, la fine degli anni Ottanta, al punto che Gaetano Scotto non solo terrorizzava il Loforte, ma addirittura era così potente che faceva dire al Civiletti, due punti virgolette, fatti i fatti tuoi, vedi che Tanino Scotto è intoccabile, perché era molto vicino a Nino Madonia, poi proprio erano amici, camminavano insieme, e mi diceva là non ci possiamo arrivare, lascia perdere, perché Civiletti anche aveva paura dei Madonia. Questo era l'importanza, il ruolo assolutamente di spicco di Gaetano Scotto. A riscontro delle dichiarazioni del Loforte su Faccia di Mostro, all'udienza del 29 aprile 2022 è stato escusso il teste Fulvio Garaio, pregiudicato per reati connessi al traffico di sostanza stupefacente, in quanto ha riferito il suddetto collaboratore che proprio lui aveva avuto contatti con l'Aiello. Il Garaio però ha affermato di non aver conosciuto Aiello, ma di averlo visto, confrontate pagina 98 della trascrizione, due punti virgolette, in un bar che c'era vicino, il Robinson, tantissimo tempo fa. Due punti virgolette, prendeva l'aperitivo lì, era lì, il Robinson era all'angolo di Via Libertà, circa 35 anni fa. In particolare il Garaio ha riferito, confrontate pagina 107, che vedeva l'Aiello lì tutti i pomeriggi, e ha precisato che dal 90 al 93 lo ha incontrato con assiduità. Un altro elemento che ci fa dire che non è vero che dopo il congedo lui Aiello non c'è stato in Sicilia, Aiello ha continuato a venire in Sicilia.
Altresì precisato, confronta pagina 111 della trascrizione, che il garaio andava al bar o da solo con la signora Puglisi, sua convivente per circa 6 anni, deceduta qualche tempo fa, mostrandosi certo di tale ricordo. Ancora, all'udienza del 16 giugno 2023 avete escusso il teste Brocato Rosario, che ha svolto attività di indagine a riscontro delle dichiarazioni del garaio in ordine alla presenza di Aiello al locale Robinson. Con riguardo all'attività svolta dal Brocato, sono stati acquisiti atti di polizia giudiziaria e relativi allegati. In particolare, 1. Nota della DIA di Palermo numero 11576 dell'11 agosto 2018. Nota della DIA di Palermo numero 4016 dell'11 aprile 2017. Nota della DIA di Palermo 11435 a riscontro delle dichiarazioni di Vitolo Forte. Ancora, nota della DIA di Palermo 11460 a riscontro delle dichiarazioni di Giovanna Galatolo. Avete acquisito ancora nota della DIA di Palermo 1261 del 7 febbraio 2023. Il predetto Brocato, a proposito della presenza di Aiello nel locale in questione, confronta pagina 16 della trascrizione, ha riferito che questa circostanza nel dettaglio non è stata riscontrata, però ha riferito che non a Robinson di Via Ariosto, ma a Robinson all'Arenella, negli anni 90-91, ha lavorato per un certo periodo come chef proprio Gaetano Scotto. Ed il dato, se non prova la presenza di Aiello a Robinson di Via Ariosto, appare comunque di un certo rilievo e almeno in potenza appare sintomatico del legame fra i luoghi frequentati di Aiello e il luogo dove lavorava Gaetano Scotto. Con specifico riferimento agli accertamenti svolti in merito alle dichiarazioni del predetto garaio, sono state acquisite dalle signorie loro diverse note della DIA di Palermo e relativi allegati, ed in particolare la nota numero 1792 del 23 febbraio 2022, la 7434 del 3 agosto 2022, la numero 11456 del 6 dicembre 2022, la numero 3384 del 7 aprile 2022, la numero 3793 del 17 aprile 2023, la numero 4254 del 28 aprile 2023, la numero 6395 del 1 luglio 2022 e la numero 9580 del 17 ottobre 2022. Peraltro, a ben vedere, oltre questo materiale, vi sono anche altri collaboratori di giustizia che riscontrano il Loforte e dei quali abbiamo già riferito anche i miei colleghi nelle precedenti parti della requisitoria. Però, in chiave di estrema sintesi, il precipitato. 1. Riscontro alle dichiarazioni di Loforte. Galatolo Vito, il quale, come abbiamo visto, dichiarava che in una occasione in cui l'Aiello e il Contrada si erano recati a Vicolo Pipitone, Agostino e Piazza, che erano appostati nella zona, avevano avuto modo di vederli. 1. Marchese Giuseppe, il quale nel corso dell'interrogatorio leso l'11 luglio 2017, che avete acquisito in atti, ricordava che nel periodo in cui, virgolettato, sono stato detenuto insieme a mio fratello Antonino Marchese, a Giuseppe e a Salvatore Madonia, ricordo che Antonino e uno dei due Madonia, o Giuseppe o Salvatore, mi parlarono di un uomo dei servizi segreti che aveva il volto trippuso, sfregiato o buterato, che forniva informazioni a Cosa Nostra e che in qualche modo era coinvolto nell'omicidio dell'agente Agostino e della moglie incinta insieme ai Madonia. Dell'Agostino gli avevano detto che era un cornutone che aveva fatto qualcosa di sbagliato. Secondo riscontro a Loforte, ulteriore riscontro a Loforte. Onorato Francesco, visionando un album fotografico, ha spontaneamente indicato la foto di Aiello risalente agli anni passati ed ha ricordato che l'uomo ritratto nell'immagine fotografica frequentava lo Scotto Gaetano e di Galatolo. Per quanto concerne il collaboratore onorato, occorre sottolineare ancora una volta alle signore loro che hanno acquisito in atti verbali resi dal predetto in data 12 novembre 2013, 11 luglio 2017, il cui tenore
è stato richiamato in sede di escussione nel presente dibattimento. E arriviamo all'onorato. Con riguardo specifico all'onorato, merita di essere evidenziato in questa sede che all'udienza del 16 dicembre 2021, in questo dibattimento, il predetto collaboratore ha riferito nel dettaglio, confronta pagina 27 della trascrizione, due punti virgolette. Perché mi serve leggervelo questo? Perché è riscontro palpitante, vivo, a quello che dice Lo Forte. Poi diverse volte sono stato a Vicolo Pipitone. Gaetano Scotto era sempre di casa. Diverse volte ho visto anche Aiello. Successivamente ho saputo che si chiamava Aiello, ma l'ho riconosciuto perché io diverse volte l'ho incontrato lì, a Vicolo Pipitone. Non so se sono state due, tre, quattro volte. Quello che è certo è che era molto amico di Gaetano Scotto. Amico perché addirittura questo faccia da mostro lo chiamavano perché aveva un po' il viso sfregiato. Tante volte l'ho visto anche con la moto, un Harley Davidson, proprietà di Gaetano Scotto, che veniva a Vicolo Pipitone. Io sono stato lì così per andare a incontrare qualcuno dei Galatolo per motivi di Cosa Nostra. Ed ancora, sempre in questo dibattimento, l'onorato ha dichiarato, innanzi a voi, due punti virgolette, era uno della polizia che era molto intimo sia con Gaetano Scotto che con i Galatolo, Enzo Galatolo, Pino Galatolo. Diciamo che gli mancava, dice che gli mancava solo la punciuta, che discuteva meglio, si atteggiava meglio di un uomo d'onore. Prosegue l'onorato, confronta pagina 32 della trascrizione innanzi a voi. Lo chiamavano così perché aveva tutto il viso sfregiato, aveva buoni rapporti con Scotto, con i Madonia, insieme con i Galatolo. Evidenzia ancora onorato, confronta pagina 33 della trascrizione. Si parlava che era un poliziotto e c'era chi diceva che gli mancava solo la punciuta perché ne capiva di più di quelli che erano in Cosa Nostra, cioè nel senso che lo vantavano, che era una persona molto fidata che serviva a tutti. Chiuse virgolette. Ulteriore passaggio, signori, estremamente significativo delle dichiarazioni dell'onorato riguarda i rapporti fra Gaetano Scotto e i servizi segreti. In particolare, pagina 39 della trascrizione. Gaetano Scotto gli avrebbe confidato di queste sue relazioni indicando faccia da mostro come uno degli appartenenti ai servizi segreti con i quali era in contatto. Inoltre, l'onorato ha chiarito per quale motivo nel 2013, rendendo dichiarazioni innanzi alla procura di Caltanissetta, confronta pagina 70 della trascrizione, non riconobbe l'Aiello. Questo è un punto importante, disse due punti virgolette. Mi era stato revocato un beneficio, ero tornato in carcere e quindi non avevo voglia. Ma ero così superficiale da andare avanti nelle foto senza neanche farci attenzione. Due chiuse le virgolette. Ecco perché. Ha precisato altresì, confronta pagina 71 della trascrizione, che nel 2017 lo ha poi correttamente riconosciuto in foto ed è stato acquisito il relativo verbale. Ed allora, tutto ciò premesso, è di tutta evidenza che Agostino deve aver conosciuto molti segreti e ciò non gli venne perdonato e si consideri, a titolo di esempio, che Agostino vide l'indicibile, cioè Bruno Contrada e Giovanni Aiello, incontrarsi con i Madonia e i Galatolo. Ancora, Aiello è stato riconosciuto a seguito di ricognizione fotografica, oltre che dai collaboratori Regini, lo giudice Villani, dai collaboratori di giustizia palermitani, l'abbiamo detto prima, Vito Galatolo, Giovanna Galatolo, Vito Lo Forte, Francesco Onorato. Lo Forte e Galatolo Giovanna lo hanno inoltre riconosciuto anche in sede di ricognizione personale, rispettivamente il 5 marzo del 2014 e il 30 maggio 2014. Si deve ancora ricordare come anche Alberto Volo abbia dichiarato che nel periodo in cui frequentava il commissariato San Lorenzo, perché sottoposto all'obbligo della firma, ed aveva ivi conosciuto Agostino e Piazza, il commissario Antinoro gli aveva detto di prestare attenzione ad un soggetto chiamato Faccia di Cane, perché aveva il volto deturpato. Quest'uomo gli era stato indicato come esponente dei servizi, estremamente pericoloso e dedito ad azioni criminali.
L'altro paragrafo che troverete nella memoria ha questo titolo, le dichiarazioni di Vincenzo Agostino. Infine arriviamo ad un elemento di notevole valore probatorio, cioè il riconoscimento pieno effettuato il 26 febbraio 2016 dal padre della vittima Vincenzo Agostino in sede di incidente probatorio. Aiello veniva riconosciuto da Vincenzo Agostino come uno dei due soggetti che, mentre Agostino era in viaggio di nozze, si recò i primi di luglio a cercarlo in motocicletta e chiese di lui presentandosi come collega. L'importanza di questa, di queste, per quello che diremo dopo, dichiarazioni, è emersa con assoluta plastica evidenza, direi squarciante il velo, proprio attraverso l'attività della Procura Generale di Palermo in sede di avocazione ed in questo dibattimento. Perché solo qui abbiamo compreso appieno il valore dirompente di queste dichiarazioni. L'evidente importanza di questa risultanza impone alcune considerazioni. La prima riguarda proprio la persona di Vincenzo Agostino, il quale nel corso delle indagini è stato chiamato innumerevoli volte a rendere dichiarazioni, a fornire informazioni, a visionare foto e ad effettuare riconoscimenti personali. Tante volte si è presentato anche spontaneamente agli inquirenti. L'atteggiamento di Vincenzo Agostino è sempre stato quello di cercare di fornire ogni possibile informazione utile per ricostruire la dinamica e le possibili cause dell'omicidio del figlio, della nuora e del bambino che questa portava in grembo. Dalla lettura dei verbali, fatta sistematicamente, emerge il drammatico stato d'animo in cui viveva, ma anche lo sforzo, direi quasi disumano, di ricordare, anche a distanza di tempo, ogni possibile particolare che potesse far luce sulla vicenda. Tante circostanze significative sono state per la prima volta riferite da Agostino Vincenzo anche qualche anno dopo l'omicidio e sono state in gran parte via via confermate dai risultati delle indagini. Ma questo atteggiamento, questo sforzo mnemonico non è mai sfociato in una propensione a cercare prove ad ogni costo. È stato sempre particolarmente attento. Quando non ricordava, non ha ricordato. Quando non era in grado di chiarire, non chiariva. Quando si trattava di riconoscere qualcuno, lo faceva solo se effettivamente riteneva di riconoscere, comunque sempre precisando in quali termini riconosceva o ravvisava somiglianza. Tutto questo messo insieme in questo dibattimento e dell'attività straordinaria che ha fatto la Procura Generale di Palermo col mio predecessore Roberto Scarpinato nell'attività di avocazione è venuto fuori con assoluta chiarezza. Questo è quello che puntualmente è avvenuto nel tempo quando è stato chiamato a riconoscere i due soggetti che cercarono il figlio nel periodo in cui Nino ed Ina e Ida erano in viaggio di nozze e quindi pochi giorni prima dell'omicidio. Peraltro, ad abbundanziam, occorre sottolineare che, ascoltato nel presente dibattimento, all'udienza del 30 settembre 2021, Vincenzo Agostino, confrontate pagina 20 della trascrizione, ha confermato il riconoscimento di Aiello. L'ho visto sulla motocicletta quando sono venuti a casa e sottolineava di averlo riconosciuto come la persona che era andata a cercare suo figlio fra l'8 e il 10 luglio dell'89. Inoltre, a dimostrazione della sua assoluta limpidezza ricostruttiva, controllate, rileggete pagina 21 della trascrizione, io l'ho fatto più volte, ha sottolineato due punti virgolette, li volevo vedere di persona perché non volevo buttare a nessuno, questo è lo scrupolo di quest'uomo, eroe del nostro tempo, perché se io dovessi qualificare qualcuno come eroe del nostro tempo dolente, indicherei proprio Vincenzo Agostino. La seconda considerazione attiene proprio all'assoluta affidabilità del riconoscimento dell'Aiello da parte di Agostino. A riguardo appare opportuno ricordare che la prima volta in cui Agostino Vincenzo ricordò l'episodio della visita a Villagrazia di due uomini che cercavano Nino risale addirittura al 19 agosto dell'89, quando quel dolore era ancora... Non oso pensare quanto fosse caldo e lancinante il dolore a pochi giorni da quella strage.
Alla luce delle successive dichiarazioni, questa generica indicazione descrittiva, entrambi mori, e la stessa precisazione di non essere in grado di riconoscere i predetti, non risultano verbalizzazioni proprio attendibili e comunque evidentemente non costituivano in quel momento dei ricordi precisi, perché era troppo a caldo. Tant'è che qualche tempo dopo le dichiarazioni risultano invece molto più dettagliate. Questa è una peculiarità del procedimento mnemonico. Quando passa del tempo da un evento assolutamente dolente che ci squarcia l'anima, noi riacquistiamo quella lucidità anche nella ricostruzione dei meccanismi di dettaglio del nostro ricordo. E infatti, qualche tempo dopo le dichiarazioni risultano molto più dettagliate. Il 16 aprile del 90 Agostino Vincenzo veniva sentito dal PM. Il 9 agosto effettuava una individuazione fotografica di tale Termini Vincenzo, di Termini Salvatore. È significativo che il riconoscimento viene indicato con una certezza non del 100% e in un punto successivo dello stesso verbale viene chiaramente ridimensionato quando si riportano le dichiarazioni di Agostino. Potrei riconoscere l'individuo qualora mi si desse la possibilità di vederlo di persona. In fotografia non ci riesco con chiarezza. Al verbale è allegato poi l'album fotografico comprensivo della foto del soggetto riconosciuto che ha fatto anche l'attore nel film Mary per sempre. Si tratta evidentemente di un soggetto con sembianze diverse da quelle dell'Aiello, ma la struttura del viso non è così difforme da quella dell'Aiello e può effettivamente richiamare il ricordo. 28 novembre 91 Agostino Vincenzo operava una nuova individuazione fotografica in cui gli sembrava, ma mai in termini di certezza, di riconoscere Trentacoste Giuseppe. La visione della foto di Trentacoste Giuseppe risulta ancora significativa perché c'è una somiglianza col volto dell'Aiello, ma non è ancora fatta in termini di certezza. Arriviamo poi, e invece, al positivo e certo riconoscimento personale operato da Agostino nel corso dell'incidente probatorio. E qui è importante, ed è evidente, resa evidente proprio da quello che è accaduto in questo dibattimento quando abbiamo ricordato questo episodio, una manifestazione di tensione emotiva di Agostino Vincenzo nel momento in cui lo riconosce, al di là di qualsiasi parola di commento, ed è l'assoluta spontaneità e genuinità del riconoscimento. Da questi atti quindi richiamiamo dei dati molto importanti. Uno, già nel 90 Agostino parla di un uomo con la faccia deturpata, bruttissimo. Nelle due precedenti individuazioni riconosce con margini di dubbio due soggetti che non hanno una struttura del che hanno una struttura del viso che in astratto può ricordare quella dell'Aiello. Tre, anche a distanza di moltissimi anni, quando ha la possibilità di vedere dal vivo l'Aiello, lo riconosce con sicurezza, ma lo riconosce con sicurezza nel momento in cui lo vede da vicino e prova quel profondissimo turbamento emotivo. Sono dati che, unitamente alla generale genuinità e piena credibilità delle dichiarazioni di Agostino Vincenzo, rivelano, come abbiamo detto, l'assoluta affidabilità del riconoscimento dell'Aiello che in questo dibattimento e attraverso, lo ripeto un'altra volta perché per me è fondamentale, solo attraverso l'attività certosina della Procura Generale di Palermo in sede di avvocazione e dell'attività di puntellamento che ho detto altrettanto certosina e scrupolosa della difesa di parte civile, consentono di arrivare a sistema. Sono dati che rivelano l'assoluta affidabilità del riconoscimento dell'Aiello. Nell'ambito del presente procedimento, Aiello era iscritto nel registro degli indagati e le indicate risultanze risultavano presumibilmente adeguate a supportare la responsabilità dell'Aiello per il reato di cui all'articolo 416 bis, questioni poi risolte dal decesso dell'Aiello. Ma quello che qui ci interessa evidenziare è che i dati di cui si è detto dimostrano con chiarezza il coinvolgimento di Aiello nella vicenda Agostino. Provano che Aiello si recò presso la dimora della famiglia Agostino in Villa Grazia, nel luogo in cui poi Agostino e la Castelluccio furono uccisi, solo una settimana prima dell'esecuzione dell'omicidio, rendendo del tutto verosimile che questa visita dell'Aiello
e dell'altro che era a bordo della moto con lui fosse in realtà un sopralluogo effettuato per individuare con precisione la casa di Agostino e per verificarne lo stato dei luoghi. E questo, in sostanza, riscontra per molti aspetti il racconto di diversi collaboratori e anche specificamente quello dello Forte Vito in ordine alla personale partecipazione dell'Aiello nelle fasi esecutive dell'omicidio. Inoltre, trova tutto conferma in termini più ampi tutta la ricostruzione proposta, cioè quella di una vicenda riguardante un omicidio mafioso in cui la presenza ingombrante di uomini legati in modo ufficiale o non ufficiale ai servizi segreti deviali. Peraltro, Alberto Volo ha dichiarato che nel periodo in cui frequentava il commissariato San Lorenzo, perché sottoposto all'obbligo della firma, aveva ivi conosciuto Agostino e Piazza, e il commissario Antinoro, lo abbiamo accennato in precedenza, gli aveva detto di prestare particolare attenzione ad un soggetto chiamato Faccia di Cane perché aveva il volto deturpato. Quest'uomo, lo ribadisco, era stato indicato come esponente dei servizi segreti deviati, estremamente pericoloso e dedito ad azioni criminali. È evidente dunque che anche uomini dell'ambiente dei servizi deviati vogliono la fine di Agostino, perché sapeva troppe cose, perché con quei servizi di osservazione, quel loro andare a cercare i latitanti, avevano acquisito troppe conoscenze e si informano sui movimenti di Agostino tramite Giovanni Aiello, sodale di Gaetano Scotto. Gaetano Scotto aveva un intenso rapporto di frequentazione con Giovanni Aiello, l'ex poliziotto, l'uomo dei servizi segreti deviati, legato a Bruno Contrada e amico di Guido Paolilli. Sappiamo tutto quello che è emerso su Guido Paolilli. Non è dunque un caso che Madonia Antonino e Scotto Gaetano, esponenti di vertice di Cosa Nostra, aventi comprovati rapporti con esponenti deviati delle forze di polizia e dei servizi segreti deviati, fossero anche con legati a Giovanni Aiello, ex poliziotto e anello di congiunzione fra mafia e servizi segreti deviati, che nelle more è deceduto. Peraltro, Galatolo Vito, nel corso dell'incidente probatorio, ha riferito innanzi ai giudici di aver parlato dell'omicidio Agostino con Vito Lo Forte, uomo di fiducia di Gaetano Scotto e dal quale egli era legato da un rapporto personale di amicizia. E peraltro Vito Lo Forte, sin dai primi interrogatori che avete acquisito, 10 agosto e 17 settembre 2009, nei quali ha parlato dell'omicidio Agostino e in tutti gli interrogatori successivi, del 7 giugno 2013, 9 novembre 2013, 12 dicembre 2014, 6 gennaio 2016, ha univocamente e costantemente dichiarato di aver appreso che autori materiali dell'omicidio Agostino erano stati Madonia Antonino e Gaetano Scotto. Negli interrogatori 7 giugno 2013 e 9 novembre 2013 ha indicato come sue fonte Gaetano Vegna, oltre al Galatolo, che, come visto, ha ammesso di essere stato sua fonte. Inoltre, il Vegna viene risvegliato allo forte proprio da una domanda sui cosiddetti cacciatori di taglie e in specie su chi gli avesse fatto i loro nomi. Qui lo forte immediatamente fa il nome di Aiello, come gli aveva detto Scotto. E dice che Scotto riferiva a chi di competenza quanto gli diceva Aiello, e cioè proprio al capo mandamento Madonia Antonino e il suo capofamiglia Gaetano Vegna, con cui Illo Forte aveva più volte parlato dell'Aiello. Tutto questo voi lo avete negli atti acquisiti, nelle risultanze dibattimentali. Mi avvio proprio brevissimamente alla conclusione sulla figura di Giovanni Aiello. È l'ultimo paragrafo breve, diciamo, della parte di memoria dedicata a questa figura. Il quadro sopra delineato consente dunque di ritenere provata, pienamente provata, la poliedricità della figura di Giovanni Aiello, dalla quale abbiamo preso le mosse, quindi il suo ruolo inequivoco, inequivocabile, di anello di congiunzione fra i servizi segreti deviati e conserterie di stampo mafioso Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Un ruolo inquietante ed assolutamente centrale nelle dinamiche connesse al duplice omicidio Agostino Castelluccio e non solo,
e che evidentemente suscita ancora tantissimo timore, verosimilmente per i segreti che con la sua morte Faccia da Mostro ha portato con sé e che costituiscono l'essenza di quei fili ad altissima tensione dei quali si è più volte accennato. E ciò, come ampiamente dimostrato, proprio dalle titubanze, dalle reticenze di alcuni testi escussi innanzi a questa Corte di Assise. Prima di passare la parola, magari dopo una pausa che il signor Presidente e i signori della Corte vorranno concedere, e di passare la parola al dottore De Giglio che concluderà questa requisitoria, io voglio davvero ancora una volta dare atto al dottore De Giglio, al dottore Gozzo e a tutta la Procura Generale di Palermo per questa, per l'attività che hanno fatto in sede di avvocazione. Lo ribadisco perché se non ci fosse stata la loro attività scrupolosa, certosina, si sarebbe rimasti nel vago anche e forse soprattutto sulla ricostruzione di questa figura. Quindi mi sento proprio come procuratore generale, come vertice requirente, di manifestare il massimo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Procura Generale di Palermo, guidata dal mio predecessore Roberto Scarpinato. Io mi sono inserita in corsa, ma veramente grazie. Sì, allora, Pubblico Ministero, prima di cominciare con la seconda parte della requisitoria, credo quella finale, penso, facciamo questa pausa, facciamo mezz'ora di pausa, poi riprenderemo e vediamo che tempi ha la Procura Generale per concludere la requisitoria, insomma, poi eventualmente intorno... Prego. Solo per agevolare la vostra organizzazione, credo che il mio intervento comporterà una durata di circa 2 ore, grosso modo. Quindi riprendiamo tra una mezz'oretta e poi magari faremo una pausa un pochettino più corposa per consentire anche di un minimo di rifocillarsi. Mezz'ora di sospensione, grazie.